Yes, thank you for those of you. Buongiorno e buongiorno a tutti. Per coloro che non sono qui sull'isola, penso che abbiate avuto un po' una sensazione dell'esperienza dell'isola e delle edizioni precedenti. Che noi della scuola e dell'osservatorio abbiamo la piacere di ospitare qui nella regione Veneto, a Venezia. Sono Richard Reinhard Busse, sono il direttore della Summer School. Prima di inaugurare, prima di arrivare alla parte scientifica dell'incontro di oggi, è con piacere che vi voglio dire che ci sono tre ospiti tra noi che rappresentano delle strutture ospitanti insieme a noi nella regione Veneto. E cioè la Regione Veneto stessa, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità e la Commissione Europea. Luciano Flor, della Regione Veneto, direttorato per la Sanità, ha la parola. Io saluto volentieri da parte della Regione Veneto tutti voi che siete oggi qui alla scuola e vi do il benvenuto a nome della Regione Veneto e mio personale. Ringrazio ovviamente il direttore della scuola e dell'osservatorio, professor Busse e professor Figueras, per il loro contributo e per lo stimolo continuo che danno alla nostra attività. Devo dire che è anche bello trovarci in presenza dopo 2 anni di presenza virtuale. Ci siamo stati capaci di vederci anche nei 2 anni di piena epidemia. Pensiamo che forse oggi comincia una nuova stagione senza la presenza del virus. Un appuntamento a cui il Veneto tiene molto. È arrivato la 17ª edizione, ci tengono i professionisti, ci tiene chi rappresenta la regione, ma anche il management della regione Veneto, che è sempre stato attento a cosa succede negli altri paesi europei e a che cosa proviene dal livello scientifico e anche di stimolo che dà la Commissione Europea e l'OMS. Ecco, allora parlare di innovazione nel sistema sanitario vuol dire guardare in avanti. Noi siamo pronti e vogliamo guardare in avanti, ma soprattutto vogliamo che nella nostra regione ci siano standard di qualità omogenei e non solo elevati. Se lo standard non è diffuso, non è più uno standard. Noi vogliamo un livello medio molto alto, per questo lavoriamo e ci impegniamo a collaborare con le istituzioni e vogliamo essere attori e non solo ascoltatori. Noi vogliamo interagire, ricevere consigli e dare consigli. Grazie. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. E grazie molto per averci offerto l'ospitalità, non solo poi per la Summer School nell'isola che abbiamo visto nell'immagine, ma anche per averci offerto l'ospitalità di Palazzo Cavalli Franchetti qui oggi. E ora, senza frapporre indugio, vorrei dare la parola a Natasha Zopardi Muscat, dell'Ufficio regionale europeo dell'OMS, rappresenta il Unità per il sistema sanitario, un ufficio col quale collaboriamo molto presso l'OMS, e grazie anche per il vostro sostegno alla nostra Summer School. Grazie molto a te, Reinhard. Buon pomeriggio a tutti. Sono molto lieta di essere qui e di approfittare di questa opportunità per dare a tutti il benvenuto a questa Summer School dell'Osservatorio. Sono in qualità di rappresentante dell'Ufficio regionale europeo dell'OMS. Siamo molto lieti di poter collaborare con i nostri partner dell'Osservatorio e anche con la Commissione europea. Il programma europeo è estremamente
importante per la nostra partnership, per poter attuare in modo efficace e con successo la sua missione. Per me è un piacere doppio essere qui nella regione Veneto, perché a Venezia effettivamente c'è l'ufficio dell'OMS ospitato dalla regione Veneto, che si occupa di tematiche legate alla sanità e allo sviluppo. Il tema scelto per questa edizione della Summer School è l'innovazione. Con la pandemia sono emerse delle sfide molto particolari, tali per cui i policy makers sono sotto stretta pressione in tutta l'area europea. Proprio adesso che cerchiamo di riprenderci a seguito della pandemia, ci troviamo anche a vivere un conflitto armato nella nostra territorio, ed è per questo che dopo 2 anni di pandemia i nostri servizi sanitari sono già molto stanchi e super stressati, eppure dobbiamo far fronte a un'altra avversità alla quale appunto dobbiamo reagire con prontezza, dobbiamo prestare ascolto a tutto quello che ci viene detto in seno alla Summer School che è stata creata all'isola di San Servolo a Venezia. Si tengono discussioni importanti in merito all'innovazione, all'apprendimento, e noi all'OMS evidentemente teniamo molto a questo. Il nostro obiettivo è rafforzare le capacità all'interno dei vari Paesi membri in modo tale da poter far procedere appunto il successo in ambito sanitario. Grazie. Grazie molte, Natasha. E adesso con piacere vi presenterò Isabel Della Matta. Isabel Della Matta è Senior Advisor presso la Commissione Europea, DG Sanità, e rappresenta anche la Commissione presso lo Steering Committee dell'Osservatorio e ha svolto un ruolo fondamentale nel dar vita ai lavori di questa Summer School. Grazie molto, Rainer, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente è un grande piacere per me e la Commissione Europea essere qui con voi oggi. Siamo co-organizzatori di questa Summer School dell'Osservatorio e abbiamo deciso ormai da parecchi anni che oltre a essere partner dell'Osservatorio vogliamo anche essere dei co-organizzatori della scuola estiva, della Summer School, perché è una scuola estremamente valida, è uno strumento per l'innovazione, è uno strumento che ci permette di discutere con le persone che operano all'interno dei sistemi sanitari europei, anche al di fuori dei nostri confini. Gli argomenti importanti per lo sviluppo dei nostri sistemi sanitari sono ovviamente le politiche sanitarie. Abbiamo pensato che fosse assolutamente logico, appunto, alla luce del coinvolgimento all'interno dell'Osservatorio, sostenere anche la Summer School e co-organizzare la Summer School. La Summer School si è tenuta per molti anni ed è molto con dispiacere che annunciamo appunto la difficoltà degli ultimi 2 anni durante la pandemia, però siamo molto felici di essere adesso in presenza. Evidentemente ci sono anche certe persone che ci seguono online, comunque i quali sono estremamente importanti. Un ruolo importante della Summer School è stata la sessione che si tiene qui a Palazzo Cavalli Franchetti, all'interno della quale coinvolgiamo non solo coloro che sono a San Servolo, diciamo, e che sono lì legati dentro senza poter sfuggire, ma ci sono altre persone che operano viceversa all'interno della regione Veneto, per esempio, e che per motivi diversi non partecipano attivamente alla Summer School, ma grazie appunto alle tecnologie possono partecipare alla Summer School incontrando i vari colleghi che saranno presenti per tutta la settimana incontrando anche tutti voi. Magari possiamo esprimere loro la necessità, l'invito a partecipare in presenza anche l'anno prossimo. Quest'anno parleremo di un argomento molto interessante, come sempre peraltro ogni edizione della Summer School affronta temi molto interessanti per la Summer School, per la Commissione. Adesso parleremo di innovazione. Evidentemente durante il Covid, durante la pandemia, ci siamo affidati sempre più alle nuove tecnologie, e questo evidentemente ci ha fatto cambiare ruolo. Il ruolo degli operatori medici sono andati cambiando negli ultimi anni. Vedremo quali sono le esperienze maturate all'interno della regione Veneto, vedremo anche quelle che sono le esperienze maturate dai partecipanti alla seconda tavola rotonda, vedremo appunto che cosa ci comunicheranno gli altri relatori.
e quindi sono felice di potervi dare il benvenuto alla Summer School e alla tavola rotonda che si terrà qui appunto a Palazzo Cavalli Franchetti. Ottimo, grazie. Grazie mille Isabelle. Colleghi, forse volete sedervi tra il pubblico in modo da vedere lo schermo. Vorrei cercare di fare qualche cosa che è assolutamente impossibile, cioè cercare di in 12 minuti farvi vedere quello che sarà tutta la Summer School, in modo tale da farvi capire cosa succederà, soprattutto per coloro che ci seguono online. Dopodiché vedremo tre esempi tratti appunto dalla Regione Veneto. Quindi parleremo dell'attuazione dell'innovazione, come si può far sì che le best practice funzionino. Nell'arco di pochi minuti cercherò di capire quali sono i concetti alla base di questo titolo. Parliamo di implementazione, di innovazione e di best practice. Avanti. L'innovazione non sempre ha avuto una connotazione positiva. A volte forse attribuiamo troppo importanza all'innovazione. Se guardiamo su Google e cerchiamo i risultati per innovazione, l'innovazione ci viene presentata come qualcosa di positivo. Ci pare che l'innovazione salvi le vite, quindi sarebbe sciocco non innovare, evidentemente, o non introdurre tutte le innovazioni che ci vengono presentate. Ma questa però è un po' una semplificazione. La scuola vorrà aiutare l'osservatorio, noi, coloro che hanno organizzato lo stesso. La stessi corsi, così come coloro che li frequenteranno, come possiamo effettivamente promuovere quell'innovazione che funziona, come possiamo fare dei distinguo per, in modo tale da non mettere a terra innovazione che viceversa non funziona. Quando abbiamo progettato il corso, volevamo formulare dei quesiti in modo tale da far capire ai partecipanti quale sarà il tema affrontato, ma anche per il corpo docente, per i policy makers, per far capire loro quali sono i temi importanti da capire, per comprendere l'innovazione e il cambiamento dei sistemi sanitari e trarre informazioni anche da quello che è il campo della scienza dell'attuazione, esplorando diverse sfide dell'implementazione legate ad altri ambiti diversi, includendo anche le innovazioni di tipo organizzativo, tecnologico e biomedico, approfondendo i ruoli di vari portatori di interesse nell'attuazione, includendo anche i pazienti, gli operatori sanitari, evidentemente i contribuenti, e valutando come i policy makers possono garantire il miglior sostegno a questi processi, apprendendo anche dalle buone pratiche che possono essere attuate altrove e anche trarre insegnamento dalla potenziale collaborazione che può avvenire tra i diversi sistemi sanitari in Europa. Gestire con competenza le tecniche per far sì che questo cambiamento costruttivo avvenga, scoprendo dei modelli per governare il cambiamento. L'innovazione non significa semplicemente fare qualcosa di nuovo, ma anche indicare un percorso, stabilire una via in modo tale che le cose funzionino meglio avvalendosi delle migliori tecnologie e poi capire come gli strumenti europei possono aiutarci a sostenere il cambiamento nei sistemi sanitari. È importante anche apprendere il lessico. Ci sono delle parole che dobbiamo chiarire e capire e che stabiliscono, diciamo, quelli che sono i vari passi nell'innovazione. Quindi abbiamo iniziato la scuola, partendo dal presupposto che dobbiamo appunto analizzare i vari lemmi, i vari termini. A volte appunto quando ci si avvicina a una nuova idea si generano nuove conoscenze e per esempio quando si viene a conoscere una malattia si parla di nuovi lemmi, diciamo di nuove metodologie per affrontare quella patologia. Quindi Quindi
per noi è importante partire dalla scoperta e dall'invenzione, dobbiamo anche vedere come poter promuovere le invenzioni. Dopodiché parliamo nell'area segnalata in rosso, che sta proprio il nocciolo della Summer School, in cui si parla di innovazione, l'innovazione che si deve essere capace di essere utilizzata e come possiamo far sì che effettivamente risponda a dei bisogni, come facciamo a essere sicuri che tali bisogni vengano presi in considerazione in modo reale da parte di queste innovazioni. Ecco, quindi l'innovazione può essere descritta come invenzione più una potenziale applicazione e poi abbiamo appunto l'attuazione. Dobbiamo non solo attuarla, ma è importante anche che possiamo garantire anche l'impegno e garantire anche l'utilizzo effettivo delle innovazioni. A quel punto non solo dobbiamo scoprire che cosa consiste l'invenzione, introdurla, ma anche far sì che venga messa a terra, che venga attuata nel nostro sistema in modo tale che da dare delle risposte che siano anche efficaci in termini di costo. Abbiamo già parlato di vari concetti legati all'innovazione. Si parla di innovazione biomedica, per esempio, e molte persone che si occupano di medicina parlano di innovazione, soprattutto pensando all'innovazione all'interno del sistema biologico, che possa avere delle ripercussioni sull'organismo. Evidentemente l'industria farmaceutica sta al centro, la ricerca nelle scienze della vita, per esempio, si occupano proprio di questo. Poi c'è viceversa un altro gruppo che non viene sempre chiaramente distinto da altri aree vicine, quella che noi definiamo l'innovazione tecnologica, un'area all'interno del quale l'utilizzo della tecnologia viene utilizzata per migliorare lo stato di salute. Ci sono a volte delle persone che sostituiscono che tutto è tecnologia, ma è importante che la ricerca venga basata nelle scienze informatiche e fisiche. Questo tipo di innovazione implica le innovazioni in tutti i dispositivi medici, come per esempio le protesi d'anca, piuttosto che dispositivi per il monitoraggio dei pazienti, fino alle piattaforme per la telemedicina. Fra l'altro sentiremo un esempio in merito proprio della regione Veneto. E poi parleremo anche dell'innovazione a livello organizzativo, che si concentra sul metodo all'interno grazie al quale l'organizzazione dei sistemi funzionano, e questa ricerca si basa appunto sulle scienze sociali. E poi ci sono anche delle innovazioni a più livello. Ci può essere un dispositivo medico, per esempio, innovativo, che vogliamo però utilizzare. A quel punto ci dobbiamo valere anche di una tecnologia, come per esempio un pagamento per servizio. E dobbiamo quindi combinare le varie innovazioni, l'innovazione tecnologica insieme all'innovazione organizzativa. Dobbiamo far sì che queste cose appunto procedano congiuntamente e in armonia. Come facciamo a sapere quando un'invenzione è veramente innovativa? Ebbene, dobbiamo effettivamente vedere che cosa serve questa innovazione, che cosa fa sì che un'invenzione diventi veramente un'innovazione. Dobbiamo vedere quali sono i vantaggi a livello di sistema, a livello di paziente. Ci sono tutta una serie di dimensioni da analizzare per capire se un'invenzione è realmente innovativa. Qui ne avete elencate alcune. Si parla di un vantaggio in termini di sanitario, ma anche di altri tipi, dal punto di vista della salute, ma anche da altri tipi di vantaggi. Poi, una volta che sappiamo che ciò che è stato inventato effettivamente è innovativo, è qualcosa che va a vantaggio e quindi va diffuso, va utilizzato in senso più ampio, alla fine uno si domanda come può succedere questo utilizzo più allargato. Ebbene, la collega Michelle ieri ci ha fatto una presentazione e lui ha citato il suo boss in Olanda, Grohl, che dice
Bisogna vedere quali sono i vari punti di vista. Effettivamente all'interno della scuola, della summer school, ci sono persone che hanno background molto diversi e quindi hanno un'ottica molto diversa rispetto anche al significato della tua azione. Se è più, per esempio, un epidemiologo piuttosto che uno scienziato, vuoi pubblicare, pensi che quando pubblichi a quel punto le tue informazioni verranno utilizzate. Però in realtà se dai poi un feedback, allora pensi che questo basti. A quel punto lo specialista ha detto: abbiamo bisogno di un sistema di supporto alla decisione. Una volta che si ha quell'informazione si procederà con una attuazione. Poi l'economista viceversa dirà: dovremo pagare di più, dovremo pagare di più quello che funziona meglio. Se facciamo e attuiamo questo meccanismo, il tutto andrà meglio. In realtà ognuno ha dei punti di vista diversi a seconda del proprio background. Avanti. In realtà quello che serve è un mix di tutti questi punti di vista, nel senso che nessuno ha torto di queste voci che abbiamo citato nella parte sinistra della slide. In realtà l'attuazione prevede vari punti di vista, un'integrazione di più punti di vista, di più idee sull'attuazione. Poi vedremo altri esempi in merito a breve. Una volta che l'attuazione è avvenuta, diciamo, c'è qualche cosa che va chiarito. Anche stamattina ce lo siamo detti. Ci sono degli studi in cui non si capisce se effettivamente si è studiata l'efficacia anche dal punto di vista della convenienza economica di una certa tecnologia, o lo studio viceversa si è occupato solo dell'attuazione di una determinata scoperta. Quindi dobbiamo sistematicamente fare chiarezza, dobbiamo approfondire, dobbiamo guardare quelli che sono gli effetti potenziali e quindi dobbiamo avere l'HTA, il Health Technology Assessment, dobbiamo vedere se questa tecnologia effettivamente sarà efficace, se risponde alle esigenze dei pazienti, per esempio, e a quel punto la risposta sarà negativa o positiva. Dopodiché però dobbiamo vedere anche che cosa succede a livello di strategia dell'attuazione. Nel caso del Covid, per esempio, abbiamo avuto un'attuazione di successo, il vaccino. Il vaccino, non ci possiamo concentrare solo sulla sua efficacia nel contrastare gli effetti del virus. A quel punto ci potremmo dimenticare l'attuazione. A quel punto la campagna di vaccinazione non avrebbe avuto luogo. Viceversa, questo non avrebbe senso. Nel senso che non ha senso mettere a punto un vaccino se poi il vaccino non viene distribuito, ovviamente. Quindi c'è bisogno dell'una e dell'altra cosa. C'è bisogno di un programma di vaccinazione. Quindi se la tecnologia funziona, per esempio il vaccino, e l'attuazione funziona, per esempio la campagna vaccinale, allora avremo qualcosa che funziona, giusto? L'innovazione a volte può non essere basata su un'intuizione giusta o può non essere implementata, attuata. A quel punto vuol dire che quella non funziona. Ci possono essere delle invenzioni illogiche. Ci sono effettivamente delle aree in cui ci sono delle tecnologie che funzionano, però l'attuazione non funziona e ci può essere tutta una serie di regioni per cui questo non funziona, non scenderò nel dettaglio adesso. E al contrario, anche più paradossalmente, forse ci può essere una tecnologia che in realtà non è per niente efficace, che però viceversa viene utilizzata, viene attuata con successo. E anche questo evidentemente va capito e all'interno della Summer School cercheremo appunto di riuscire a fare delle valutazioni più sistematiche per capire come far chiarezza appunto per arrivare a quelle invenzioni che sono veramente innovative e che vengono attuate nel modo migliore. La Summer School dura una settimana, abbiamo detto, no? Quindi faremo quanto detto fino adesso, dopodiché valuteremo anche l'ambiente, come poter promuovere la diffusione di queste cognizioni. Magari ci sono delle persone intelligenti sedute in una sala, ma quello di cui abbiamo bisogno è un ambiente che non favorisca solo la generazione di idee geniali, ma che favorisca viceversa
un ciclo che favorisca effettivamente una diffusione in modo tale da comprendere dove sono gli errori, se i dati vengono raccolti nel modo adeguato e così via. All'interno degli obiettivi della Summer School volevamo valutare anche quegli strumenti in cui istituzioni come la Commissione europea, piuttosto che l'OMS, piuttosto che gli Stati membri, piuttosto che le regioni, forniscono dei dati. Questo per esempio è l'European Health Data Space. Grazie a questo riusciremo ad avere feedback migliori sul grado di successo nell'attuazione di una determinata innovazione. Coloro che ci seguono online e coloro che ci seguono qui a Palazzo Fronchetti, ecco, spero che voi tutti assieme abbiate capito, anche se per grande sintesi ho presentato quello che andremo facendo nell'arco di una settimana. E ora, senza frapporre indugio, guardiamo ancora gli esempi che ci vengono dalla Regione Veneto. Iniziamo dando la parola a Michele Tonon. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Io vi proverò ad affrontare un tema legato abbastanza attuale, però ad affrontare un pochino il percorso che la sorveglianza delle malattie infettive può beneficiare anche di quello che è stata l'esperienza pandemica. Quindi di portare nella quotidianità della normale percorso della sorveglianza e controllo di tutte le malattie infettive che normalmente vengono sorvegliate e controllate dalla sanità pubblica, rispetto ad alcuni elementi che l'emergenza pandemica ha introdotto. Prossima. Diciamo che l'elemento fondamentale della sorveglianza delle malattie infettive è sicuramente il sistema di sorveglianza, che sta alla base poi di quello che può venire da una, che può portare all'elaborazione dei dati, all'integrazione dei dati e quindi a un monitoraggio, una sorveglianza di natura epidemiologica che ci consente quindi di identificare eventuali problemi, eventuali minacce e monitorare appunto il rischio. Questo aspetto si coniuga ovviamente con necessariamente con l'aspetto decisionale. I dati epidemiologici devono poi portare a delle attività, a una programmazione, a degli interventi che servono a contenere i rischi e ad affrontare le minacce che sono state individuate, per poi ovviamente essere a loro volta monitorati, perché l'impatto di tutti questi interventi si riflette sulla salute pubblica della comunità. Prossima, grazie. Il percorso tradizionale a cui siamo sempre stati abituati prima dell'emergenza pandemica per la sorveglianza delle malattie infettive interessava fortunatamente nella nostra società un numero limitato di situazioni, un numero limitato di casi. Spesso era un sistema legato a una sorveglianza operatore dipendente, caso per caso, e mancava un'integrazione strutturata delle informazioni e un'integrazione con tutte quelle che sono le banche dati dei sistemi sanitari che normalmente vengono raccolte per altre ragioni. Prossima. Quindi il lavoro che è stato fatto in Regione Veneto, grazie anche a un'organizzazione regionale che vede la presenza di un ente strumentale della regione, quello di Azienda Zero, è stato quello di sviluppare un sistema centralizzato di sorveglianza. Un sistema che integra tutti i dati raccolti dalle diverse aziende e dalle diverse strutture ospedaliere per garantire un monitoraggio tempestivo, integrato e uniforme su tutto il territorio regionale. Il lavoro che è stato fatto quindi ha portato a un'integrazione delle informazioni, allo sviluppo di un sistema di sorveglianza in real time, in tempo reale,
a sviluppare sistemi che semplificavano il lavoro degli operatori, automatizzando il più possibile una serie di passaggi per garantire anche la sorveglianza dei grandi numeri che l'emergenza pandemica ci ha costretto ad affrontare, ma soprattutto a ritornare le informazioni sia a livello individuale che in maniera aggregata a tutti gli attori del sistema sanitario. Quindi, ecco, gli elementi principali che l'emergenza pandemica ci ha portato ad affrontare per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie infettive sono sicuramente il passaggio dai piccoli numeri ai grandi numeri, allo sviluppo di sistemi che hanno supportato l'attività degli operatori, l'integrazione con banche dati diverse e la condivisione delle informazioni per garantire una più efficace collaborazione tra i diversi professionisti che sono coinvolti. Quindi per riuscire a mettere all'interno di un unico sistema le diverse informazioni che servono per garantire la sorveglianza delle malattie infettive. Tutti questi elementi, tutti questi elementi ci portano quindi a lavorare per ci stanno portando a portare questi elementi di innovazione verso una strutturazione anche per le altre malattie infettive. Questo percorso ha una serie di step che stiamo portando avanti. Sicuramente stiamo partendo dal mappare quelle che sono le informazioni disponibili nei database correnti che ci servono per identificare in maniera più possibile automatica eventuali alert di malattie infettive non legate, quindi non parlo del Covid in questo momento, parlo di tutte le altre malattie infettive. Integrare queste informazioni per riuscire a creare appunto dei meccanismi di allerta che poi possono essere governati, sorvegliati, valutati, validati dagli operatori dei dipartimenti di prevenzione in un processo quindi di sorveglianza guidato. E quindi diciamo, per andare verso la conclusione di questa breve presentazione, mi concentrerò su due elementi: le difficoltà e le sfide che questo cambiamento di impostazione della sorveglianza delle malattie infettive in qualche modo ci costringe ad affrontare, che sono la complessità del tema delle malattie infettive. Le malattie infettive sono tante, le notifiche, i meccanismi di allerta arrivano da attori diversi, da esami diversi, da situazioni in contesti diversi, senza contare appunto anche quello che è l'interazione uomo-animale e quindi il concetto della One Health. Quindi il lavoro che deve essere fatto non solo all'interno del servizio sanitario che si occupa della salute umana, ma anche con tutti gli attori che si occupano della salute veterinaria e dell'ambiente. La fatica pandemica, perché affrontare questo cambiamento in questo momento ovviamente è uno sforzo per tutti gli operatori che sono stati coinvolti nell'affrontare questi ultimi due anni di emergenza. Il tema ovviamente della protezione dei dati sensibili e dei dati personali. E la necessità di lavorare integrando e standardizzando il lavoro degli operatori che lavorano in contesti, in aziende, in unità sanitarie locali diverse. Lavorare con un unico sistema che ragiona nello stesso modo comporta necessariamente la necessità di condividere le modalità di lavoro, uniformarle e confrontarsi quindi in maniera per trovare il modo di lavorare condiviso e più efficace. Quali sono invece sicuramente degli elementi su cui si può lavorare per superare questi cambiamenti, superare queste difficoltà? Lo sviluppo di strumenti che in qualche modo semplificano il lavoro, perché certamente uno strumento che viene percepito come una semplificazione del processo di sorveglianza può essere più facilmente utilizzato dagli operatori. Un rapido ritorno dell'informazione a tutti gli attori in base alle proprie necessità, e questo sicuramente favorisce anche una corretta registrazione e alimentazione del dato. Lo sviluppo, e questo è un altro elemento a nostro avviso fondamentale, di sistemi che siano user friendly, cioè facilmente utilizzabili da tutti gli operatori che possono avere background, familiarità con l'uso della tecnologia diverse, e quindi è necessario che
questi sistemi si adattino al modo di lavorare degli operatori, coinvolgendo quindi in un processo di sviluppo e di costruzione di questi applicativi gli operatori stessi che poi ne fanno utilizzo. Questo è un pochino il percorso che stiamo affrontando e che sicuramente può essere accelerato anche da tutto quello che è stata l'emergenza degli ultimi 2 anni. Yes, thank you. I mean, we all know that was... Grazie, sappiamo che è stata una sfida per tutti, ovunque, in qualsiasi regione o paese. C'è una domanda, forse, al nostro relatore? Nel qual caso, per cortesia, usare il microfono. Grazie. Volevo solo chiedere quanto è facile automatizzare, perché noi in Carizia stiamo raccogliendo questi dati e sappiamo che gli operatori sono molto impegnati a fornire i dati a una banca dati centrale, quindi è difficile caricare i dati degli ospedali. L'automatizzazione è ovviamente un processo che stiamo affrontando, quindi per quanto riguarda l'aspetto, se la domanda è legata all'emergenza, al Covid o legata alle altre malattie infettive, non ho visto, scusatemi, da dove arrivava la domanda. Al momento al Covid. Ok, allora per quanto riguarda il Covid il sistema è automatizzato. Raccoglie direttamente i dati dai laboratori, dalla parte ospedaliera, dai medici di medicina generale, dalle farmacie, e vengono integrati con tutte quelle che sono le informazioni che possono essere raccolte per le diverse motivazioni, dal motivo per cui è stato effettuato il test e quindi dall'operatore che ha somministrato il test, rispetto ai dati inseriti dai medici di medicina generale, piuttosto che dal livello ospedaliero. Stiamo lavorando in questa direzione anche per integrare l'attuale software delle malattie infettive, non solo per il Covid, ma anche per gradualmente le altre malattie infettive. Ok, thank you. Let's go. Grazie. Un'altra domanda. Grazie. Per quanto riguarda il Covid e la vaccinazione, siete riusciti a ampliare il sistema di sorveglianza epidemiologica, per esempio alla popolazione vulnerabile o persone che si spostano frequentemente o i migranti, per esempio? Questo è stato più difficile perché ovviamente è difficile tracciare i migranti o persone che hanno delle vulnerabilità sociali o i fragili. Ecco, questo è stato più difficile. Dobbiamo lavorare con altre parti in causa per poter fare delle attività o degli interventi più mirati per massimizzare gli effetti. È difficile che le cose in questo modo siano automatizzate. Insomma, il tracciamento è complesso. Grazie, Michele, di questi esempi così interessanti. Allora, una domanda laggiù. Buonasera, volevo sapere se requisiti, cioè è obbligatorio notificare per legge un caso di malattia infettiva? Sì. Una domanda brevissima. Chi sta dietro a questo?
è sempre difficile trovare gli informatici giusti per collaborare con gli operatori sanitari. È incredibile come siete riusciti a farlo così velocemente. Allora, due fasi. Durante la prima fase della pandemia tutti hanno lavorato veramente duramente per innovare, per trovare nuove idee, opportunità. Era stato un lavoro di squadra, diciamo, ognuno ha svolto il suo ruolo. L'azienda Zero ha fatto un lavoro molto importante, ma anche le unità sanitarie, gli operatori sanitari, il software che usiamo USA per monitorare e fare il tracciamento dei contatti o altre attività sanitarie contro il Covid, diciamo che è qualcosa che usano tutti gli operatori sanitari. Ci hanno aiutato a progettare e decidere come sviluppare questo software. Quindi anche qui un lavoro di gruppo. Grazie mille. Comunque è qui anche durante la pausa caffè, quindi potete fargli tutte le domande che volete. Adesso abbiamo Mirko Klaus. E questa, diciamo, è la rappresentazione plastica di come il Covid abbia accelerato soprattutto l'aspetto più importante, che è quello regolatorio e normativo. Dal 2014 al 2020 non abbiamo avuto ulteriori indicazioni se non quelle che erano state approvate nel 2014 a livello nazionale, che erano delle indicazioni generali. Il Covid ci ha spinto, nei pallini blu sono quelli rappresentativi delle linee guida nazionali approvate fra lo Stato e la Regione e le Regioni, per erogare con una tassonomia condivisa, quindi chiare definizioni dei diversi casi d'uso, delle modalità di rimborso e di tariffazione, nonché dei diversi professionisti che sono coinvolti. I pallini in arancione invece sono gli adempimenti, ovvero una sorta di speed up che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato attraverso i fondi anche dell'Unione Europea con il Next Generation EU e React EU, ha messo sul tavolo proprio per la telemedicina, in particolare per la telemedicina ha dedicato 1 miliardo di euro, quindi a livello nazionale. Le altre due riforme costituiscono invece i pillar, ovvero i pilastri con cui queste riforme, quindi queste modalità di erogazione di servizi di cura in particolare e di riabilitazione sono messi a terra. Quindi modalità condivise, in un paio di anni abbiamo definito in maniera concertata delle linee guida e poi alcune progettualità, in particolare sia quelle relative all'attuazione dei modelli digitali per la home care specifica, quindi per quanto riguarda la telemedicina, e poi gli standard e modelli organizzativi che includono una serie di riforme, tra cui la messa a terra di un nuovo modello organizzativo per la telemedicina approvato qualche giorno fa. Quindi una grande accelerazione impostata dalla pandemia. La prossima? Ecco, in particolare penso che sia utile sottolineare che la pandemia ci ha mostrato quanto la volontà, la forza anche politica sia necessaria per superare alcune barriere e sia necessario anche allineare gli incentivi economici. Quindi lo schema di finanziamento delle prestazioni di telemedicina, la Regione del Veneto l'ha adottato praticamente immediatamente con la delibera della prima fase, della prima ondata Covid, la DGR 568, in cui riconosceva la stessa tariffa prevista dal nomenclatore tariffario regionale per le medesime prestazioni erogate in telemedicina rispetto a quelle in presenza. La stessa cosa è poi stata richiamata anche dall'intesa che era prevista prima, ovvero quelle linee guida che vanno a definire con tassonomia condivisa i diversi casi d'uso, perché di telemedicina si parla da tanto tempo, però ognuno intende o dà definizioni che non sempre sono univoche, chiare e soprattutto specifiche. In particolare, quindi, per la televisita, l'intesa Stato-Regioni, questo meccanismo di governance istituzionale che c'è in Italia su una materia di competenza concorrente fra lo Stato e le Regioni, ha definito che le modalità di remunerazione sono quelle previste dai sistemi attualmente in essere. Ecco, questo è una semplice rappresentazione di di quale è stato l'impatto nel semplicemente avere applicato questi provvedimenti. Il dato del 2022 è un dato parziale e verosimilmente non riuscirà a raggiungere il 2021, ma è importante osservare che fra le prestazioni che sono state erogate con in modalità di telemedicina,
piccolo inciso, non raggiungono l'1% del totale, sono soprattutto prestazioni di controllo per la parte metabolica, endocrinologica, verosimilmente prestazioni di diabetologia, e prestazioni di check-up, di follow-up per pazienti oncologici, per i quali effettivamente la modalità di erogazione in televisita è una modalità di erogazione che è risultata particolarmente sicura durante il Covid. Prossima. Ecco, la regione del Veneto non nasce sulla telemedicina con la pandemia, ma già da più di 15 anni attraverso il consorzio Arsenal, un consorzio formato dai diversi enti che costituiscono la regione, ha partecipato a sperimentazioni nazionali ed internazionali sul telemonitoraggio, la telerefertazione, la verifica a distanza dei defibrillatori impiantabili, quindi una serie di sperimentazioni che hanno in qualche modo costruito attraverso esperienze locali nelle singole aziende la strada poi per mettere a terra. Durante il Covid e anche nell'ultimo periodo abbiamo implementato ulteriori iniziative sia per quanto riguarda le primary health care. Sappiamo quanto sia stato importante utilizzare o fruire di telemonitoraggio a distanza per pazienti Covid a domicilio, percorsi verticali su alcune patologie specifiche, la sclerosi multipla e la teleriabilitazione, nonché un importante progetto di health literacy promosso in collaborazione tra l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera a Verona. Prossima. Ecco, tutto questo però, diciamo, racconta di esperienze singole, esperienze che, diciamo, non entrano in un contesto più generale, che invece, e qua parliamo di innovazione organizzativa, sistemi di governance e di modifica dell'architettura sono stati resi possibili e rendono possibile la messa a terra poi di innovazioni anche tecnologiche. Michele presentava prima il sistema, la Regione Veneto ha quasi 5 milioni di abitanti, ha circa 68 ospedali e ha 9 aziende territoriali che hanno la responsabilità di erogare i servizi. 2 aziende ospedaliere con l'università, con la complessità che si portano con loro, e un Cancer Center che è l'Istituto Oncologico Veneto. Al centro di questo processo di riforma organizzativa, su cui poi la telemedicina ha messo i piedi, è l'identificazione di una struttura centrale, Azienda Zero, che assume un ruolo di governance anche per i sistemi informativi. L'altro elemento importante, quindi Azienda Zero come azienda leader e capogruppo dei diversi enti, è l'utilizzo di strumenti di programmazione sanitaria, come l'identificazione di piani dei sistemi sociosanitari, che quindi identificano priorità chiare per tutti gli attori che non lavorano singolarmente ma devono convergere. Questo è l'aspetto importante che mi permetto di sottolineare. Convergono, mirano ad alimentare il fascicolo sanitario elettronico e mettono al centro la persona. In che modo è che noi abbiamo declinato la telemedicina e i casi d'uso grazie alla pandemia? Attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro che fa capo a quel meccanismo organizzativo. Mappatura delle esperienze esistenti, diverse decine che ogni singola azienda di esperienze che ogni singola azienda aveva implementato fino ad ora, elaborazione di standard di servizio, elaborazione di specifiche funzionali, ringrazio il consorzio Arsenal e Azienda Zero per la parte tecnica, fino al dettaglio sono documenti di diverse decine di pagine, dettaglio dei processi, revisione attraverso gruppi di lavoro e gruppi di esperti con i commenti, e la capacità, utilizzando quella tassonomia precisa a cui mi riferivo prima, di indicare i casi d'uso, televisita, teleassistenza, telerefertazione, telemonitoraggio e telereabilitazione. Questo perché? Per passare da quella visione puntuale, unica, a una visione di sistema. La prossima. Perché che cosa sta succedendo? Siamo in un momento molto importante di transizione in cui passiamo da esperienze di singole realtà, di singoli progetti, a un ecosistema con questo finanziamento molto importante di 1 miliardo di euro, dove abbiamo una piattaforma nazionale e diverse soluzioni regionali, in cui tutta l'offerta di telemedicina viene centralizzata in un'unica piattaforma. Quindi la Regione del Veneto, al pari delle altre regioni, si candida a governare direttamente sia nella presa in carico, quindi nei sistemi di prenotazione,
nonché dei sistemi di offerta delle prestazioni, in particolare televisita, teleassistenza, teleconsulto e telemonitoraggio, in quel contesto a cui facevo riferimento prima. Quindi passiamo da esperienze di avanguardia, cutting edge, a una visione diffusa di ecosistema dove i sistemi informativi per le malattie infettive diventano parte di questo ecosistema integrato, dove il fascicolo sanitario elettronico attraverso un registry unico regionale riesce a mettere a disposizione tutte le diverse tipologie di documento. Come Regione Veneto, un altro progetto molto ambizioso è quello di rendere disponibili per tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati un sistema informativo ospedaliero unico, in grado anche quindi di gestire la parte di erogazione delle visite specialistiche, nonché una piattaforma unica per la gestione home care, quindi della, dell'assistenza domiciliare, che è l'altro obiettivo importante fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prossima. Ok, quindi in un contesto dove la telemedicina passa da essere un elemento separato, un silos, ad un elemento di sistema dove diventa una tra le modalità, abbiamo visto più delle 40.000 prestazioni offerte nell'ultimo biennio in questa modalità sicura, richiesta anche dai pazienti, che però richiede un grande ingaggio con tutti gli stakeholder, in particolare con i professionisti clinici, e questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto i professionisti nel gruppo di esperti per la revisione e il commento dei documenti stessi. Un prerequisito è chiaramente quello di avere un quadro legale, normativo, chiaro e che permetta ai professionisti di lavorare con certezza, anche medico-legale, rispetto alle prestazioni che erogano, e attraverso un coinvolgimento. Questo era un elemento che sottolineava prima Michele. Nel disegno delle piattaforme e dei servizi è fondamentale allineare gli obiettivi per le aziende. Avete visto, il nostro sistema sembra semplice, ma in realtà i professionisti sono molti e gli enti sono molti, per dedicare spazio soprattutto per quelle formule nuove che introduce la telemedicina. Il teleconsulto in particolare, questa forma di formalizzazione di relazione fra due professionisti che in questo momento molto spesso avviene in maniera non codificata, non formale, ma che invece la telemedicina apre come una leva da utilizzare per le organizzazioni, per innovare, per andare a costruire quelle reti cliniche che diventano un po' il supporto che abbiamo visto prima di tutta questa infrastruttura a beneficio del paziente. Grazie. Mirko, thank you. This is again a perfect example of some. Grazie mille, un esempio di qualche cosa che effettivamente ci vede avanzare nel percorso da invenzione a innovazione. Si è detto che forse la telemedicina rappresenta 1%, in Germania siamo ancora allo 0,5% di tutte le servizi erogati. Quindi lo sviluppo sta avvenendo. Vediamo se ci sono domande urgenti, solo un paio, dopodiché dobbiamo passare alla terza relazione. Grazie per entrambe le relazioni. Volevo fare la stessa domanda che ho fatto precedentemente. Volevo sapere che cosa ne pensa. Circa la proprietà dei dati. C'era l'idea di colui che appunto elabora i dati, che processa i dati, ma evidentemente dipende dagli accordi che si prendono. Bisogna a questo punto forse legiferare piuttosto che collaborare. Volevo sapere chi detiene la proprietà dei dati, di tutta questa messa di dati. Vediamo se ci sono altre domande, dopodiché risponderò. Un medico che si avvale di questo servizio di telemedicina. Può anche somministrare un farmaco. Avete visto delle variazioni in termini di farmaci prescritti? Per quanto riguarda i contratti, se c'è un sistema di un contratto privato, diciamo, se si lavora con un centro convenzionato, per esempio,
come si possono proteggere i dati dei pazienti se quei dati vengono poi conservati in un server, per esempio, che non è pubblico, ecco, che è di un'istituzione privata? Come si fa a garantire la sicurezza, tutelare i dati dei pazienti che si rivolgono a centri convenzionati e non pubblici? Grazie. Il teleconsulto, questa è la mia domanda. Cosa prevede? Una chiamata da un collega o piuttosto che uno scambio di mail? Come avviene questo teleconsulto? Grazie. Per quanto riguarda la proprietà dei dati, abbiamo la fortuna di avvalerci di un sistema per lo più pubblico, quindi le nostre aziende sanitarie locali sono le proprietarie dei dati, cioè un consenso che viene erogato dal paziente in modo tale da permettere a questi enti di gestire i dati. Abbiamo degli esperti GDPR per tutelare i dati che sono appunto in un server regionale. I dati quindi vengono conservati a livello locale, anche se le visite potranno essere gestite diversamente. Per quanto riguarda la prescrizione di farmaci, per il momento ci siamo limitati a una sperimentazione di piccolo locale, per cui non abbiamo adesso ancora una piattaforma regionale, però c'è già il modulo per la prescrizione incorporato nel sistema, quindi è dal 2005 che abbiamo la prescrizione elettronica in Italia, in Veneto in particolare. Tutto procede speditamente, diciamo, sin da quel, visto che l'abbiamo inserita ormai molti anni fa. Per il momento non siamo riusciti a vedere, diciamo, qual è il cambiamento in termini di prescrizioni a seguito dell'adozione della telemedicina. Potremmo farlo in seguito. Per il momento non abbiamo questi dati specifici. Per quanto riguarda l'altra domanda sui centri convenzionati, cioè sui privati, la telemedicina appunto può essere anche svolta presso centri privati. Anche queste vengono rimborsate, evidentemente come lo sono quando vengono prestati con consulti in presenza. Non ci sono accordi specifici che sono stati sottoscritti per il momento. Se vedremo che la telemedicina crescerà, magari forse dovremo adottare un programma diverso, perché magari ci saranno dei centri convenzionati che magari si preferiranno occuparsi solo di telemedicina per il momento, però adesso per quanto riguarda il teleconsulto, ebbene il teleconsulto di solito può avvenire in maniera sincrona o asincrona, per cui ci sono due medici sostanzialmente ai quali viene rivolto un quesito. Arrivano appunto a un consulto su un paziente che li coinvolge. Così come succede in ospedale, diciamo, quando c'è uno specialista che si reca in un altro reparto, similmente succede anche con una piattaforma, diciamo, di telemedicina. Questa secondo me sarà una vera leva, quella del teleconsulto, che ci permetterà di potenziare ulteriormente la telemedicina, di ampliare l'utilizzo della telemedicina, tale da far sì che il teleconsulto che presso magari medici che non lavorano negli stessi reparti, negli stessi ospedali, per far sì che si incontrino appunto, seppur virtualmente. Grazie. Grazie per questa seconda presentazione molto interessante. Diamo la parola adesso al terzo relatore, Alberto Bortolami. A lei la parola, dottore. Grazie. Sì, buon pomeriggio. Grazie dell'invito. È un privilegio essere qui. Io farò già una prima disclosure, cioè non parlerò di Covid, cioè mi allontanerò dal Covid. Quali sono le best practices in Regione Veneto per quanto riguarda la governance del farmaceutico? Sono fondamentalmente due, in sintesi.
Uno, la farmaceutica generale, quindi l'accesso, che riguarda l'accesso, la scelta dei farmaci e il governo delle risorse. Da sempre la Regione Veneto è stata molto attenta a questi aspetti. La seconda aspetto di forte innovatività riguarda più che il farmaco direttamente, riguarda un processo di innovazione. In questo momento abbiamo un forte interesse nell'oncologia di precisione nei farmaci agnostici. Questo ha comportato una dimensione completamente diversa dell'organizzazione anche regionale nella gestione di questo tipo di pazienti. In tal senso vi parlerò del Molecular Tumor Board. Primo step, il governo del farmaceutico. Come avviene in Regione Veneto? Prego, la prossima. Il governo avviene attraverso l'accesso, la scelta e le risorse, avviene attraverso dei gruppi multidisciplinari, cioè interaziendali a livello regionale. Tutte queste tre scelte vengono fatte attraverso una dimensione di rete. Prossima slide, grazie. Come sapete bene, EMA definisce la sicurezza, l'efficacia di un farmaco, AIFA, l'Organizzazione Nazionale, definisce il prezzo e il rimborso. Cosa aspetta le regioni in Italia? Le regioni in Italia aspettano i servizi e l'allocazione delle risorse finanziarie e definire chi ha accesso a questo farmaco. Prego. Quindi la regione ha degli strumenti per far sì che queste tipo di attività siano le più specifiche possibile. E da sempre la Regione definisce delle guidelines, delle linee di indirizzo per definire quali possono essere i criteri di prescrivibilità di questi farmaci, cioè garantire qual è il modo più appropriato possibile per gestire questi farmaci. Poi definisce quali sono i centri autorizzati a determinati farmaci. In Regione Veneto non tutti i centri possono prescrivere tutti quanti i farmaci. Questa è una scelta ben specifica, perché ormai i farmaci, è stato detto prima, sono delle tecnologie in cui serve un'alta expertise, non solo di chi prescrive, ma del tutto il team disciplinare. Quindi come scelta da sempre, in varie aree, ad alta complessità, l'oncologia, l'incontrologia, le malattie rare, è stata una scelta di accentrare le prescrivibilità, proprio a garanzia della scelta. L'Ethical Cognition Assessment è una parte fondamentale proprio per valutare l'analisi farmaco-economiche e valutare gli impatti di spesa. C'è una forte tendenza, una forte vocazione nel garantire l'utilizzo di farmaci biosimilari a livello ospedaliero, per questo ci permette in qualche modo di garantire la miglior cura a costi più limitati. Monitoriamo attraverso del monitoraggio di reporting continuamente l'utilizzo dei farmaci e la spesa dei farmaci. Inoltre, questo è l'ultimo punto, definiamo dei tetti di spesa, cioè cerchiamo di capire di anno in anno quanto sarà il volume di spesa non solo per i farmaci a livello regionale, ma anche per i dispositivi medici, per i dispositivi medici in vitro e per tutto ciò che riguarda anche l'utilizzo di farmaci sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale. Prego. Esistono dei gruppi di lavoro multidisciplinari, che sono delle commissioni, che permettono di garantire questa governance. Questa commissione tecnica regionale del farmaco ci permette di identificare, come dicevo prima, i centri autorizzati alla prescrizione e ci permette un costante monitoraggio dei farmaci a livello regionale, cercando di capire eventuali soprautilizzi o sottoutilizzi. Il tutto viene supportato da Azienda Zero, che come è stato detto prima è l'organo di supporto a regione nelle valutazioni di HTA. Per quanto riguarda i farmaci ad alto impatto terapeutico, per quanto riguarda i farmaci, farmaci orfani e per quanto riguarda i farmaci ad alto impatto anche organizzativo. La prossima, grazie. Per quanto riguarda invece le risorse, che è un tema molto in cui attenzioniamo con molta cura, definiamo appunto dei tetti di spesa. Questa viene fatta una previsione di anno in anno quanto sarà l'impatto economico. E come viene fatto? Qual è la metodologia? Il primo aspetto viene fatto attraverso degli indicatori, cioè cerchiamo di capire quanto potrebbe essere il numero di casi e i consumi a livello regionale, i casi incidenti, i casi prevalenti. Andiamo a capire i trend di spesa durante i vari anni. Cerchiamo di valutare il registro AIFA, che è un registro di patologia a livello nazionale. Valutiamo i farmaci innovativi e quanto andranno a impattare sulle popolazioni in utilizzo. Facciamo degli impatti di spesa sui nuovi farmaci e cerchiamo di determinare poi dei fattori di risparmio a livello regionale, cioè capire come possiamo dare indicazioni alle singole aziende per trovare dei fattori di risparmio. Tutto ciò
determina che nel 2021 il nostro bilancio era di circa 2 miliardi e 100 per quanto riguarda la spesa complessivamente di farmaci, dispositivi e medical device. Quest'anno noi abbiamo stimato un incremento di 111 milioni, quindi questo ci permette di capire a livello regionale quanto andremo a spendere. Questo è un governo molto attento della spesa al fine appunto di garantire a tutti i pazienti la miglior cura nei tempi più rapidi. Il secondo step, prego, è quello poi di dare degli obiettivi ai direttori generali, cioè di governo sia di spesa e della appropriatezza d'uso, perché naturalmente un documento deve essere redatto e poi devono essere stati gli obiettivi a livello territoriale. Quindi ogni singolo direttore di azienda ASL, di ospedale e di IRS avrà degli obiettivi sul proprio budget per mantenere quello che la regione declina a livello centrale. Il prossimo step è quello di capire come Regione Veneto, e questa è la prima regione in Italia che ha definito un molecular tumor board a livello regionale. In una singola slide cercherò di dire in velocità, prego la prossima, che cos'è l'oncologia moderna, come si sta evolvendo l'oncologia moderna. Noi siamo stati abituati a studiare i farmaci su una singola patologia, come in questo caso l'esempio del tumore al polmone. Il futuro sarà quello che all'insieme della singola patologia avremo tante piccole malattie rare in base alla mutazione molecolare. Questo è l'esempio del tumore al polmone, si passa da un approccio istologico a un approccio molecolare. Il futuro sarà che quel tipo di mutazione GFL, ALK, RAS1, per alcuni farmaci che ad oggi hanno già l'indicazione per il tumore al polmone, noi potremo utilizzarli anche in altre patologie. Naturalmente questo crea un grande caos, perché comunque per fare ciò cambia radicalmente la nostra prospettiva di scelta. E questo è quello che preoccupa di più, che attenzione più la regione non è tanto il farmaco, ma tutto il processo, perché bisogna capire quali sono i pazienti che possono accedere a molti test diagnostici. Prossima, grazie. E quindi questo è fondamentale perché dobbiamo garantire comunque la cura del cancro a livelli molto alti a livello regionale. Sappiamo bene che ormai la patologia polmonare è il 5% della popolazione in Regione Veneto per quanto riguarda i prevalenti. In Regione Veneto abbiamo circa il 30.000 nuovi casi all'anno e questo comporta è veramente una pandemia. Quindi pensate voi su tutti quei pazienti là, noi in tutti i centri dobbiamo testarli per tutti quelli delle mutazioni molecolari. Diventa molto complicato questa cosa qua. E dobbiamo garantire a tutti i pazienti della regione, sia di centri ad alta specialità, sia di centri più piccoli, l'accesso alla cura, all'innovazione e naturalmente dobbiamo sostenere il sistema. Tutto deve essere correlato col paziente, che deve essere il nostro cuore, il nostro centro della nostra analisi. In tal senso sono nati l'MTB, cioè la strategia sono i Molecular Tumor Board, che ci permettono di in qualche modo di armonizzare le pratiche a livello regionale, ci permette di una corretta interpretazione dei risultati della profilazione genetica. Chi deve fare questo? Devono farlo un gruppo multidisciplinare, quindi il Molecular Tumor Board, che è formato dai migliori professionisti della regione o dell'azienda. Naturalmente che sono formati dagli oncologi medici, dai patologi, dai bioinformatici, quindi nascono anche nuove figure professionali che non sono semplici da formare in ambito pubblico, da biostatistici, da farmacisti e naturalmente poi anche da case manager, da farmacisti preparati che devono gestire il paziente dal centro SPOC al centro hub. Il tempo è fondamentale, poi noi parliamo di pazienti oncologici, che il tempo sia della profilazione, dell'accesso al farmaco sia il più rapido possibile qualora necessario, perché parliamo di pazienti oncologici a molte volte in fase avanzata della malattia. È fondamentale poi, come diceva prima il collega, che queste siano le modalità anche informatiche di telemedicina e-health sempre più sviluppate, perché non è più accettabile che il paziente oncologico si sposti dai centri piccoli ai centri grandi. Sarà i professionisti che dovranno collegarsi e dovranno discutere il caso in maniera informatica. E poi è fondamentale creare dei final report attraverso dei sistemi informativi regionali per raccogliere tutte quante le informazioni, perché questo diventa anche un ambito fortemente di ricerca. La prossima. In tal senso, prego, è fondamentale il Molecular Board appunto per governare questo caos che vi ho appena descritto, perché questo può generare caos. Allora, è necessario cosa? Ci sono a livello nazionale e internazionale MTB legati a un singolo ospedale, MTB legati a un singolo X. Come Regione Veneto abbiamo pensato a fare un Molecular Tumor Board a carattere regionale, cioè che vada a coprire circa 5 milioni di abitanti. Questa è la grande novità e la grande sfida organizzativa che la Regione ha intrapreso un anno fa. In tal senso, la prossima, la Regione nel 2020
e 21, quindi l'estate scorso, ha definito con delibera di giunta il Molecular Tumor Board di Regione Veneto, definendo tutti quanti i componenti e definendo quali sono poi i criteri dei pazienti per accedere al test, i criteri poi di quali sono i test da fare, quali sono i geni da profilare, definendo poi un unico Molecular Tumor Board regionale, quindi non più ogni centro, ogni parrocchia, ogni piccolo ospedale che si crea un Molecular Tumor Board è a carattere regionale, definendo poi quali sono i centri, che sono quattro regioni Veneto, che devono fare il test, cioè non tutti possono fare il test, definendo i criteri di una piattaforma informatica unica, definendo poi l'accesso al farmaco qualora sia necessario e definendo poi un percorso diagnostico in cui ogni centro sa come comportarsi. Prego. E questo è il gruppo di lavoro composto da vari professionisti, come vedete, che poi si può trovare in un atto formale di Regione Veneto. Il coordinamento è affidato, in questo caso qua, alla rete oncologica veneta, perché è fondamentale in questi modelli qua, sempre i modelli a rete, sono essenziali. Il ragionamento è una rete, la rete oncologica, che negli anni, in questi 10 anni qua, ha lavorato in maniera capillare sul territorio e ha permesso anche di costruire questo tipo di gruppo di lavoro, come vedete, formati da moltissimi professionisti. Il messaggio finale che do dalla relazione è che diventa sempre più importante, nel primo punto, per la governance anche farmaceutica, che molti non credono, l'aspetto multidisciplinare. È molto importante mettere a bordo anche nella dimensione del governo, anche della spesa, molti professionisti. E poi è fondamentale questo tipo di passaggio, cioè passare da una dimensione farmacocentrica, dal placing therapy banale, a una dimensione PDTA centrica, cioè questo sarà il futuro, cioè non è più solo fondamentale dare il farmaco giusto al paziente giusto, ma darlo nei tempi giusti, nei modi giusti e nelle sedi corrette. Grazie. Grazie. Alberto, this again was very spot on. Molto interessante veramente, poi soprattutto di grandissima attualità in tutti i paesi. Questo evidenzia che l'attuazione per Summer School non vuol dire dare il più possibile a tutti, ma essere proprio sartoriali, come hai evidenziato all'inizio, quando si dice chi può prescrivere cosa e poi più specificamente in ambito oncologico. Ci sono domande? No, tutti pensano al caffè, invece no. C'è qualcuno che fa una domanda online? Purtroppo siamo scollegati. C'è una. Allora, dimmi, deve leggerla. Mariana Mauro, Università di Catanzaro. Studia l'uso della tecnologia nella gestione dei sistemi sanitari. Vuol sapere se il Veneto sta attuando nuove tecnologie, nuove misurazioni di prestazione. Altra domanda. Tony Dedeo dal Kazakistan, che reagiva a quanto ha detto il dottor Klaus, ossia che il Veneto si concentra sull'ospedale. C'è anche una strategia anche delle cure primarie, c'è un modello unico, o ci sono diversi livelli di cartelle cliniche digitali, c'è una interoperabilità tra le diverse cartelle. E poi Anso Roy, a tutti i relatori, che chiede: quando si costruisce una struttura informatica, come integrare le piattaforme proprietarie e quelle open source? Credo che le prime due domande fossero per me. Meglio. Allora, sulla parte ospedaliera abbiamo abbiamo già in essere da una decina d'anni dei sistemi informativi ospedalieri, che però sono basati principalmente
sul singolo presidio, sull'azienda. Quel progetto di cui facevo menzione prima porta a sistema su tutta la regione, quindi un affidamento a livello regionale di un unico sistema in grado di generare dati strutturati e codificati verso il fascicolo sanitario elettronico. E questo è un aspetto molto importante, il dato non è semplicemente il PDF, ma è un dato strutturato ed aggiornato ad alcuni eventi trigger, la missione, la dimissione o eventi che si verificano durante il ricovero ospedaliero, quindi questo è un aspetto estremamente importante che pensiamo sia una delle strategie vincenti effettivamente per ritornare sia ai provider, quindi ai medici, che ai pazienti il governo del proprio dato. L'altro aspetto che stiamo affrontando rispetto al territorio, facevo menzione prima sullo sviluppo, abbiamo in essere uno sviluppo molto laborioso perché il territorio è complesso, è eterogeneo e ha difficoltà che non sono quelle di un setting molto ben codificato come quello dell'ospedale e è la cartella per le cure domiciliari, la cartella per l'home care, quindi questo è un progetto che è già attualmente in essere. Per quanto riguarda invece i medici di medicina generale abbiamo chiaramente una situazione che è eterogenea e attualmente prevede una forte integrazione, soprattutto per la dematerializzazione della prescrizione farmaceutica, delle visite specialistiche direttamente, ma abbiamo diciamo un'assenza di integrazione piena soprattutto sulle informazioni sintetiche, quindi quello che viene definito il patient summary, che è un elemento che diventerà mandatorio implementare nei prossimi mesi per arrivare entro il 2026 ad avere una situazione completa, quindi su questo la regione sta lavorando acremente sia sulla parte diciamo di home care che di medicina, di primary health care in senso stretto, soprattutto con i medici di medicina generale. Non so se should I also answer the other one? Yeah. Rispetto invece alla domanda che riguarda le performance e gli indicatori e misurazioni di performance, in questo momento sia attraverso i debiti informativi che flussi specifici, è ormai una consuetudine da più di 10 anni, attraverso i controlli di gestione, strutturare un'analisi puntuale dei diversi flussi per tutte le branche della sanità, la specialistica, il pronto soccorso, gli accessi, le dimissioni ospedaliere, le prese in carico domiciliari, e queste vengono tutte quante concentrate in un sistema di data warehousing centralizzato a livello regionale, gestito da Azienda Zero e che viene tradotto in sistema di reportistica poi ad utilizzo delle singole aziende, del middle management e del management strategico delle aziende. Il lavoro che stiamo facendo è anche oggetto della valutazione esterna a cui la Regione del Veneto si sottopone sia attraverso il Piano Nazionale degli Esiti che un sistema di valutazione delle performance come quello del Sant'Anna, se qualcuno di voi lo conosce, dove la valutazione non è semplicemente sul singolo flusso ma è sugli esiti e quindi è un sistema sicuramente più forte e più robusto che tende a catturare dimensioni che sono proprie del sistema sanitario, per arrivare infine al nuovo sistema di garanzia che è il sistema unico a livello nazionale che misura le performance dei sistemi sanitari regionali, che mette assieme non soltanto indicatori relativi a volumi e esiti, ma anche percorsi di presa in carico dei pazienti, quindi vere e proprie valutazioni sui clinical pathway e sull'adesione, per esempio, dei pazienti stesso alla terapia farmacologica o al quello che, a cui si riferiva prima dottor Bortolami, alla corretta offerta di prestazioni specialistiche di laboratorio a pazienti cronici. E quindi questo è l'altro sistema che stiamo alimentando. Chiaramente la possibilità di avere dashboard e indicatori è chiaramente più granulare per gli operatori del nostro sistema rispetto alla visione complessiva. Welcome back to the session.
Bentornati. Grazie per aver rispettato i tempi. Più tardi poi avremo un aperitivo per coloro che sono in presenza. Mi dispiace per coloro che ci seguono da remoto, ma è naturalmente importante che continuiamo il lavoro per entrambi, ma ovviamente l'aperitivo sarà solo per coloro che sono in presenza. Ovviamente parleremo di innovazione, parleremo dello sviluppo dell'innovazione. E poi i nostri relatori parleranno di innovazione a livello organizzativo, attuazione dell'innovazione. Parleremo quindi delle sfide, degli ostacoli, della fattibilità dell'innovazione, della sostenibilità dell'innovazione, del mantenimento dell'innovazione. Presenterò ciascuna delle relatori, intratteremo un piccolo conversazione con ciascuno. Dopodiché chiederò a tutti coloro che ascoltano, chiedo di formulare delle domande personali a ciascuno dei relatori e cercherò anche di invitarvi, diciamo, a vedere con voi quali sono le lezioni che si possono trarre a partire da quanto ci diranno i nostri relatori, relativamente ovviamente poi a ciascun contesto. Il contesto evidentemente è un fattore molto importante, come sappiamo tutti, quando parliamo di innovazione a livello organizzativo. Detto questo, presenteremo il nostro keynote speaker, che poi rimarrà con noi, il professor Tavernarakis. È, tra le altre cose, anche vicepresidente del Consiglio della Ricerca europeo per quanto riguarda le life sciences, fa parte del board dell'EIT, è professore di medicina dell'Università di Creta. Ci parlerà dello sviluppo dell'innovazione. Professor Tavernarakis, quando è pronto, avrà la parola. A lei. Grazie molto, spero che mi possiate sentire. Buon pomeriggio a tutti, buonasera. È un onore per me essere invitato a partecipare ai lavori della Summer School. Vorrei dedicare alcuni dei vostri e dei nostri minuti a presentarvi quanto sta succedendo a livello europeo e che cosa l'Unione Europea e la Commissione Europea stanno facendo per rafforzare e promuovere l'innovazione anche in materia di sistemi sanitari, sviluppi sanitari e per arrivare a una salute migliore per tutti i cittadini europei. Stiamo parlando di sanità, ovviamente. Ebbene, l'innovazione in quest'ambito richiede una ricerca molto sostenuta, perché gran parte dei progressi medici che vediamo, che sono davanti ai nostri occhi, sono basati sulla ricerca. E siamo abbastanza bravi e poi a trasformare il denaro in conoscenza. Non siamo però altrettanto bravi a tradurre la conoscenza in prodotti, servizi, posti di lavoro, denaro, soprattutto per quanto riguarda il settore sanitario. Per quanto riguarda la generazione della conoscenza, ebbene, dipendiamo molto dalle università, dalle istituzioni di ricerca, e l'Europa a questo livello eccelle. Siamo abbastanza bravi appunto nel condurre questa generazione di conoscenza, però viceversa siamo un po' a traino del resto del mondo, degli Stati Uniti e della Cina, per quanto concerne viceversa la tramutazione, trasformazione di questa conoscenza in prodotti, servizi, posti di lavoro e denaro nell'ambito sanitario. Di che cosa abbiamo bisogno? Beh, come immagino sappiate bene, abbiamo bisogno di rafforzare due componenti importanti che portano all'innovazione. L'anno scorso la Commissione europea ha dato il via al nuovo programma di quadro Horizon per proprio correggere quei punti, diciamo, critici che abbiamo individuato poc'anzi. Cioè, la Costituzione del Consiglio per la Ricerca Europea è un consiglio che finanzia la ricerca, quel tipo di ricerca che serve a creare dei prodotti innovativi e dei servizi, che sono evidentemente la materia prima a partire dalla quale cresce e poi si sviluppa l'innovazione.
E poi ci sono due altri strumenti che appunto sono stati costruiti proprio per appunto colmare il divario innovativo, il Consiglio sull'innovazione europea e l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia, che fanno parte del pilastro 3 di Horizon Europe, il cui titolo è Innovative Europe, Europa innovativa, proprio per sottolineare appunto questo sforzo, questo tentativo di fare leva su quella conoscenza generata dai nostri centri di ricerca universitari e non, per creare un'innovativa, appunto, un'innovazione nel settore sanitario, in particolare per i cittadini europei. Per parlare adesso un po' di ordine di grandezza, 16 miliardi per un lasso di tempo di 7 anni per il settennato di Horizon Europe 2021-2027, 10 miliardi per un altro istituto. Questi tre strumenti in qualche modo seguono un approccio bottom-up per quanto riguarda la distribuzione dei fondi. L'ERC, per esempio, si basa esclusivamente su un approccio bottom-up, l'EIC anche. Dopodiché c'è anche un approccio top-down, un po' verticistico, per nella definizione delle priorità. Le priorità quindi vengono definite appunto in modo più verticistico. E c'è infatti una componente dell'EIC che lavora in questo modo, come anche l'EIT. Mi soffermerò per qualche altro minuto per descrivere l'attività della EIT, che si occupa appunto di innovazione in materia sanitaria. Che cos'è l'EIT, l'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia? Ebbene, si tratta di una comunità che è la più grande d'Europa, con più di 2.900 partner, che include sia aziende che università che centri di ricerca in tutta Europa. Come dicevo, ha un bilancio di 3 miliardi euro per il settennato del programma quadro. L'obiettivo è quello di sviluppare questo triangolo della conoscenza. Da una parte appunto ci sono le università e quindi il mondo dell'istruzione e della formazione, dopodiché ci sono i centri di ricerca, istituzioni per la ricerca, e poi ci sono il mondo dell'imprenditoria, delle aziende che si occupano in qualche modo di trasformare i risultati ottenuti tramite la ricerca portata avanti all'interno dell'università e dei centri di ricerca in prodotti, in servizi innovativi, soprattutto nell'ambito appunto sanitario. L'EIT con la sua attività sta in qualche modo promuovendo tutti i componenti del triangolo della conoscenza, quindi dal punto di vista dell'educazione e della formazione l'EIT finanzia master, programma di dottorato in tutta Europa, soprattutto per quanto concerne l'educazione appunto di alta fascia. L'obiettivo è quello di in qualche modo chiedere una mentalità prona alla innovazione, soprattutto fra i giovani studenti, in modo tale che possano essi diventare ambasciatori di questa innovazione, imprenditori a loro volta. Poi l'EIT anche si occupa della creazione di opportunità di lavoro, di accelerazione nel mondo dell'imprenditoria. Finanziando appunto aziende che investano nella innovazione. L'EIT quindi ha creato la cosiddetta comunità di innovazione e conoscenza, le KIC. Sono in tutta Europa, alcune si occupano di problemi attuali di cui siamo tutti a conoscenza, per esempio il cambiamento climatico, piuttosto che il fabbisogno energetico. Uno in particolare si sta occupando in modo particolare dell'ambito sanitario per mettere a punto appunto dei servizi innovativi e prodotti innovativi per la sanità. Grazie all'attività di questo KIC, di questa comunità per l'innovazione e la conoscenza, l'EIT sosterrà la società europea per creare innovazione e per garantire nuovi servizi al mercato, in modo tale che si possa garantire una migliore copertura sanitaria a tutti i cittadini in Europa.
L'IT è riuscita a creare nuove aziende che adesso stanno riscuotendo grandi successi, i cosiddetti unicorni. Sono spin-off che superano adesso il mercato di, il valore di mercato di 1 miliardo di euro. Uno di questi si occupa proprio di problemi sanitari. È un'azienda che è stata creata all'interno della comunità innovazione di conoscenza che si occupa appunto di sanità. Questa azienda adesso produce dei nuovi farmaci, soprattutto per dolore muscoloscheletrico ed altri farmaci importanti per delle malattie devastanti. Il nome di questo unicorno è Sword. Questo è quanto sta succedendo attualmente in Europa. Mentre stiamo qui parlando, ci sono appunto dei finanziamenti resi disponibili dalla Commissione in questo senso. E per concludere vorrei parlare anche del futuro, di cosa abbiamo bisogno in Europa. Abbiamo bisogno di un piano a lungo termine che si occupi di qualità, meritocrazia, valore aggiunto e diversificazione. In questo modo riusciremo a competere effettivamente con gli Stati Uniti e con la Cina per quanto concerne l'innovazione e in particolare per l'innovazione legata alle sfide in ambito sanitario. Con questo vi ringrazio, sarò lieto di intrattenere le vostre domande se ne avrete più avanti. Grazie. Thank you very much indeed for the presentation. Grazie di questa relazione veramente attinente al tema di cui parliamo oggi. Continuiamo, però vorrei sapere se ci sono un paio di domande. So che ne avete molte perché il professor Tavernakis ha trattato un tema molto ampio, però era per stimolarvi l'appetito e la curiosità sugli strumenti europei. Avete delle domande urgenti o dei chiarimenti? Anche dai membri del panel, se lo desiderano. No, faccio io allora una domanda. Solo un chiarimento. Nel triangolo della conoscenza, visto che era un approccio top-down, non c'erano providers, ho visto aziende, ricercatori, università. Sì, è un approccio top-down, significa che le priorità vengono decise dall'agenda politica, c'è la commissione, basato sul feedback della comunità scientifica. Queste priorità vengono poi adottate, si stanziano i fondi. Questo riguarda non solo i paesi membri dell'UE, ma anche quelli associati. Vedo che nella chat c'è una domanda in proposito, quindi non si tratta solo di paesi membri UE, ma anche i paesi associati, come per esempio Israele, presto la Svizzera, il Regno Unito, se troviamo un accordo, diventerà paese associato. Quindi non solo paesi UE, ma anche gli associati. Grazie. Ci farà piacere se rimane con noi, magari per partecipare al dibattito. Vi presento il panel. Siamo fortunati di avere questi esperti, ma questa volta è ancora più vero. Queste persone sono quelli che creano il cambiamento, attuano l'innovazione, sono quelli proprio all'avanguardia. Cominciamo qui, da sinistra, dalle organizzazioni internazionali, OMS, Commissione Europea, Natasha Azzopardi-Muscat, direttore della divisione politiche pubbliche dell'OMS. Chiederemo loro di parlare di innovazione delle organizzazioni, già
sono presenti alla Summer School. Abbiamo chiesto di concentrarsi su una di esse, parlandone, spiegandone gli aspetti problematici e soprattutto i driver di questa innovazione. Abbiamo parlato di tutte le innovazioni che l'Europa sta attuando e una riguarda le cure primarie e il sostegno nell'attuazione della stessa. Non è una innovazione nuovissima, però ieri i relatori hanno detto che è veramente un'innovazione in molti contesti attuare un'assistenza primaria efficace. Perché è difficile, visto che esiste da tempo? E poi l'ufficio regionale dell'OMS, come aiuta gli Stati membri nell'attuare questa innovazione? Grazie, Joseph. Come dici, innovare nelle cure primarie è forse una delle più antiche sfide. Ma la pandemia del Covid, i cambiamenti che si sono dovuti fare per il Covid, come abbiamo sentito anche dalla precedente relazione, quindi oltre ad aver accelerato l'automazione, eccetera, ha dato molte opportunità. Nel 21, ai comitati regionali abbiamo presentato un nuovo quadro su come si auspicava il sostegno alle cure primarie nei paesi. Ci sono quattro cardini, ma non li abbiamo inseriti nel nostro consueto ordine OMS. Abbiamo voluto essere pratici. Innanzitutto, infrastrutture innovative. Una stanza qui o là, un centro, nessuno vuole che sia così, perché non è lì che si danno le cure. Quindi qualcosa adatto allo scopo per i bisogni della popolazione in termini di infrastrutture. Ma l'infrastruttura di per sé, e ne parlavamo poco fa, non è sufficiente. È necessario, ma non sufficiente. Seconda cosa, gli operatori. Cosa c'è di innovativo nell'operatore primario? Il fatto che ci debba essere un'equipe di persone che comprenda chi lavora anche nell'assistenza psicosociale. Cure primarie significa raggiungere coloro che rischiano di essere esclusi, gli anziani, i figli, le famiglie di zone svantaggiate. Quindi ci vuole un ventaglio di competenze più ampio. La cura primaria è multimodale e così sarà. Mirko Klaus, ecco, dice: fra due anni vedremo le statistiche e capiremo se abbiamo trovato un buon equilibrio con l'uso della telemedicina più ampliato oppure se verrà meno. Io credo che siamo a un punto critico e bisogna fare le cose correttamente. Questa è la terza innovazione, cioè le cure primarie nella digitalizzazione hanno rischiato di restare indietro perché l'accento era sull'ospedale. Bisogna ovviare a questo. Il quarto, lo lascerò e lo lascio alla fine, è la governance. In fondo, perché è quello più difficile da comprendere. Si dice c'è l'infrastruttura, il personale, l'informatica che lavorano insieme. Possiamo cominciare a parlare di incentivi, finanziamenti, governance, politiche. Ma si torna al punto: perché è così difficile? Ecco, io ho visitato moltissimi ospedali in molti paesi europei. Infine, l'ospedale è un ospedale un ospedale. Ecco, con un po' di più, con un po' di meno. C'è un prototipo di ospedale che magari viene leggermente modificato, è questo progetto. Ma invece i sistemi di cure primarie non sono uguali. C'è l'urbano e il rurale,
perché deve essere adeguato alla popolazione, cambia da regione a regione, a paese, eccetera, quindi non si può progettarlo per la gente senza la gente. Ed è qui che dobbiamo far sì che i territori decidano cosa serve. Ce la faremo? Ecco, io non so se vuoi saperlo ora. Ottimo. Abbiamo quindi queste quattro componenti, quattro pilastri. L'idea di Alma Ati esiste ancora. Come si aiutano gli stati membri a superare le riluttanze nel passare da una struttura ospedalocentrica a una centrata sulle cure primarie? Cosa fate voi? Sostenete i ministri, fate benchmarking, date delle medaglie, formate la gente? Cosa fate in modo che si possa attuare l'innovazione? Quali sono le lezioni che abbiamo già appreso? Ecco, durante il Covid abbiamo usato il modello Emmental, praticamente un buco da solo non va bene, ma se li si mette in fila allora si può avere successo. Certo, ci sono le evidenze, i report. Voi ci aiutate con i benchmark. E benchmark è utile? Sì, aiuta, perché i media ne parlano, la gente se ne appropria e lo richiede. Se insomma le cure primarie vogliamo imporle, no, non c'è nessuna speranza. Se invece la gente lo guarda, le piace, ne vuole di più, allora è fatta. Ma i rapporti di per sé hanno veramente poco senso, mi spiace, sono quelli che guadagniamo, ma comunque la cosa importante è essere presenti quando il paese ha bisogno di voi, oppure il ministro ha le spalle al muro perché le parti in causa sono furibonde, quando ci sono difficoltà finanziarie, è lì che bisogna esserci al fianco, aiutarli a risolvere i punti critici con i nostri policy dialogue, anche con i ministeri delle finanze, in modo aperto, anche stando proprio seduti a una conferenza stampa. Insomma, bisogna aiutare i ministri della salute andare al di là dei propri confini, andare ai ministeri dell'economia, eccetera. Il Covid ci ha aiutato ad aprire queste porte ad alto livello e dobbiamo passare velocemente attraverso queste porte. Questa è la nostra finestra di opportunità, la porta di opportunità. Quindi non arrivare, ecco, siamo quelli dell'OMS e dire dovete fare questo, perché infine pochi sanno che quello che abbiamo fatto nelle nostre divise con la scritta OMS, ma è l'esperienza di apprendimento che conta. Vediamo che c'è quasi una fame di vedere, capire, bisogna vedere cosa funziona per i singoli. E infine un'altra finestra di opportunità è questa. Bisogna capire cosa un paese è pronto a fare e entrare in quella finestra di opportunità che loro hanno aperto, non la porta che l'OMS ha aperto perché è potente, no. Digitalizzazione, questa è una cosa che interessa ai paesi, quindi diciamo bene questo progetto, ma dovete coinvolgere cure primarie e secondarie e creare percorsi. Magari c'è un problema di servizi di emergenza. Allora, diciamo, eccoci qua, qual è il problema? Potrebbe essere che magari il sistema di cure primarie non è abbastanza strutturato da agire da filtro, quindi ci sono molte cose, ci vuole determinazione ma anche umiltà. E soprattutto saper essere presenti nel modo giusto, al momento giusto e dove serve. E fare quello che serve completamente, cominciando con le parole che le persone vogliono sentirsi dire. Grazie. Uno degli elementi fondamentali, Natasha,
è proprio l'aspetto professionale. Vesna, Stefano, Elisa Maria ne parleranno dopo. Diciamo che a volte la parte professionale nelle cure primarie, insomma, molti sono veramente in burnout. Come li si sostiene? Diciamo che se diciamo che vogliamo che la gente continui a lavorare nelle cure primarie, ma non li sosteniamo, li paghiamo poco, le condizioni di lavoro non sono buone, magari ci sono degli ottimi condizionatori in ospedale, ma degli ambulatori di cure primarie è tutto sgangherato. Che messaggio ne viene fuori? Ecco, se sei il migliore, allora riuscirai a fare lo specialista ospedaliero, mentre gli altri che restano indietro stanno nelle strutture fatiscenti, senza sostegno. Per cui bisogna fare questo cambiamento. Una delle innovazioni che abbiamo fatto ad Alma Ati è una specie di talk show. Abbiamo iniziato con un paio di episodi e ci ha stupito la partecipazione della gente. E tutti volevano sapere quando sarebbe stato. Rendere la cosa attraente, sì, esatto. Cerchiamo di renderlo gradevole. E in una delle sessioni di cui abbiamo parlato molto è quando abbiamo parlato di prestigio, una cosa di cui pochi parlano, perché si pensa che è un lusso, ma se non siamo disposti a parlare di prestigio e rendere prestigiose le cure primarie, io sono orgogliosa da quando lavoravo a Malta, diciamo che i posti dei medici di base erano gli ultimi a essere riempiti per formazione, eccetera. In 10 anni, ecco, la gente si è formata negli ospedali per poter avere un profilo che consenta loro di lavorare nelle cure primarie. Ecco, dopo ti interrogheremo sulla questione, è un elemento chiave. Grazie, molto chiaro. Avremmo potuto parlare delle innovazioni nell'OMS, magari se avremo tempo ne parleremo. Ora passiamo a Isabel Della Mata, Principal Advisor presso la DigiSanco della Commissione. La Commissione, come il dottor Tavernakis ha detto, lavora molto per sostenere riforme e innovazioni. Nel corso della settimana avremo anche un altro esponente della Commissione che ne parlerà e spero che potrete parlarne anche con Isabel. Da te vorrei sapere, visto che hai esordito con una presentazione molto interessante sulla questione, si vedono riforme reali addirittura nel giro di giorni. Abbiamo visto i cambiamenti al Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, altri strumenti costituiti a una velocità pazzesca per il Covid. Però ci sono stati altri fattori. Vorrei mi parlassi del ruolo di questa agenzia e poi quali sono stati gli altri fattori di successo, perché alcuni paesi i cui nomi non cito, sempre riluttanti a vantare la sussidiarietà, hanno accettato velocemente. E come è stato fatto in modo sostenibile? Molti punti, però comincia per cortesia a dirci qual è la principale innovazione che è venuta velocemente. Senz'altro è stato sempre il Covid, ma da un altro punto di vista però. Avevamo vari strumenti nel nostro possesso, però ci siamo concentrati sempre nel modo diverso, ci siamo concentrati sulla sussidiarietà, garantendo maggiore
competenze agli Stati membri, non all'Unione. Ma il trattato ha molti articoli, ad alcuni abbiamo fatto appello all'inizio della pandemia, già a febbraio-marzo del 2020. Era il principio di sostegno mutuo, diciamo, di supporto mutuo tra gli Stati membri. Era un principio principale dei trattati. L'emergenza poteva essere la crisi economica che c'era, poteva essere la guerra che ci sia stata dopo. Questo strumento è stato utilizzato per la crisi sanitaria rappresentata dalla pandemia. E per la prima volta non erano solo i coinvolti ministeri della salute, non erano solo una crisi sanitaria, era una crisi mondiale, tutti erano coinvolti. Il concetto, quello appunto prevalente, era quello di uno strumento per una reazione alla crisi integrato. Quindi c'è stata una risposta globale a un problema che si è verificato ovunque. Ricorderete bene che anche all'inizio c'erano dei paesi che sono stati molto restii, che volevano chiudere le frontiere, non solo fisicamente, tra l'altro, ma volevano chiudere anche le esportazioni, volevano in qualche modo procedere anche isolatamente nella ricerca dei vaccini. Ecco, credo che questa sia stata una delle problematiche chiavi. Noi viceversa abbiamo parlato mondialmente, diciamo globalmente, con tutti gli Stati membri. Questa è una cosa che abbiamo ripetuto molto tempo, no? Che dovevamo convincere i ministri dell'economia anche ad investire in salute, in sanità, così come anche i ministri per gli affari sociali, i ministeri del lavoro, per il caso delle patologie muscoloscheletriche, ecco, e non siamo mai riusciti a farlo. Poi a un certo punto con il Covid, ecco, ci siamo riusciti. A quel punto non era più impossibile, è stata una conseguenza naturale. Per la prima volta siamo riusciti veramente a parlare con tutti. Credo che questa sia stata effettivamente una delle problematiche da superare. Siamo riusciti quindi, grazie alla pandemia, a parlare di vaccini, a sostegni, a supporti. E poi un'altra cosa che non potevamo mai fare prima, mi ricordo che nel 2015, per esempio, quando cercavo di discutere con uno dei servizi della Commissione che volevamo utilizzare il programma sanitario per l'acquisto di farmaci, e tutti mi hanno detto non è permesso, non si può, non fa parte del programma sanitario. Adesso viceversa, questo è stato finalmente fattibile. Perché abbiamo visto che il problema è stato messo a punto, diciamo, con un'ottica diversa, con un approccio diverso. Poi ci siamo resi conto anche non solo che gli Stati membri non potevano procedere isolatamente per la risoluzione di una crisi che era effettivamente globale, e poi abbiamo anche imparato gli uni dagli altri. Guardavamo come a paesi terzi stavano affrontando il problema. Abbiamo guardato ai cambiamenti, agli altri, per includere dei cambiamenti anche all'interno dell'EMA e di altri enti europei. In Europa ovviamente ci sono istituti diversi, nazionali, che si occupano per esempio dell'approvazione dei farmaci. Poi abbiamo viceversa modificato la normativa dell'EMA e in un anno, in un attimo praticamente, abbiamo adottato dei nuovi regolamenti, e adesso effettivamente l'EMA si occupa anche dei dispositivi medici. Una cosa che sembrava impossibile, ma viceversa è risultata essere possibile in un brevissimo tempo. Una volta autorizzato un farmaco, quel farmaco può essere commercializzato, e l'EMA una volta aveva praticamente concluso il suo lavoro, no? La commissione in qualche modo, o l'EMA, dava delle supporto tecnico, si diceva che poteva essere commercializzato un farmaco, punto. Nessuno poteva vedere se quella farmaco veniva veramente commercializzato, se c'erano diversità dal punto di vista prezzi, se c'erano delle diversità anche in termini di facilità di acquisto del prodotto, se il prodotto era disponibile solo in un mercato e non in un altro. Dopodiché per la ECDC, per esempio, sappiamo che era una piccola agenzia, veniva considerata come una rete di reti, diciamo, ma abbiamo cambiato proprio il livello. Nel caso dell'EMA, per esempio, abbiamo aggiunto un blocco ulteriore. Per l'ECDC visto crescere l'organismo in modo veramente complessivo e importante, quindi con un aumento delle competenze, dei finanziamenti e di tutto.
all'interno dell'Unione. Adesso stiamo per concludere anche il processo di approvazione. La decisione è stata presa a livello legislativo, ma è arrivata a livello anche più elevato nell'arco di solo 18 mesi. Quindi grazie al Covid abbiamo avuto una grande opportunità. È stata veramente una luna di miele del cambiamento. C'è un'agenzia della Commissione anche che formula molto e stila molte risposte. Quindi mi sembra che ha indicato due cose. C'erano degli strumenti in qualche modo già disponibili che sono stati utilizzati. Quindi qualcuno diceva che bisognava cambiare i trattati, altri dicono che non c'è alcun bisogno di cambiare i trattati, perché i trattati in realtà mettono a disposizione degli strumenti che richiedono solo la determinazione politica di utilizzarli. C'erano programmi che erano già in qualche modo pronti per essere attuati. A quel punto c'è stata l'opportunità data dal Covid di approvare e di far partire quei progetti che erano già in pratica pronti. E allora cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno in qualche modo della siccità, dell'apocalisse, della pandemia per avere il cambiamento? O secondo te questo cambiamento potrà essere sostenuto? Che cosa possiamo fare, diciamo, per far sì che questo cambiamento venga fatto procedere? Ecco, adesso gli stati membri effettivamente hanno un qualche modo di qualche tipo di sostegno per introdurre più cambiamenti, per collaborare di più e per parlare per esempio di tutte quelle che sono le minacce per la sanità in Europa e non solo le patologie facilmente trasmissibili. Ad aprile-maggio quest'anno abbiamo fatto un sondaggio all'interno del quale appunto emerge che c'è un ruolo maggiore per l'Europa da svolgere. I cittadini hanno richiesto un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea in ambito appunto sanitario. Nel contempo siamo passati da un programma sanitario di circa 400-500 milioni di euro per un settennato, siamo passati ad uno che nel 2020 aveva 9,3 miliardi. Adesso siamo passati a 1,5,3. Che cosa succede? Succede che stiamo discutendo, che dobbiamo approvare questo programma per il 2023 e all'interno del Consiglio si vogliono fare dei tagli al bilancio per l'anno prossimo. Quindi il Covid in qualche modo si è ridotto e quindi anche l'interesse si sta riducendo. Noi viceversa dobbiamo mantenere vivo l'interesse per questo tipo di riforme. I ministri della salute sono coinvolti in questa proposta per cui l'Unione appunto si darà più da fare per quanto riguarda la stato di salute dei suoi cittadini. Non è che pensino che la salute non sia più importante, è che ci sono molte altre emergenze, evidentemente, molte altre necessità, c'è il gas, ci sono altre cose che sollecitano l'interesse, ci sono altri fattori, diciamo, che si mettono in competizione con la priorità data alla problematica della salute. Questo è un problema perché nel mondo sanitario siamo sempre stati reattivi e non preventivi, diciamo. Ecco,
E purtroppo ci sono delle cose che ci sfuggono, dovremo coinvolgere tutti i portatori di interesse. Abbiamo, grazie al Covid, abbiamo intrattenuto adesso rapporti diversi con il personale appunto che si occupa di salute, con i politici. Dobbiamo mantenere alta, diciamo, l'attenzione sulle problematiche sanitarie, senza far retrocedere la priorità guadagnata nell'epoca del Covid a seguito dell'emergenza gas. Adesso forse non abbiamo più il Covid, però se ritorniamo alla situazione quante, ci saranno altre emergenze, succederà qualcos'altro nell'arco dei prossimi 5-10 anni, ecco, quindi dobbiamo mantenere l'attenzione alta. Cari colleghi presenti in sala e da remoto, come possiamo essere più proattivi? Come possiamo mantenere l'attenzione concentrata sulla sanità anche in assenza di una pandemia? Vorrei parlare adesso del rappresentante degli Stati membri, vorrei dare la parola a Stefan Eichwalder. Forse vuoi dire qualche cosa per commentare quanto ha detto Isabel? Stefan Eichwalder è il capo di reparto per il finanziamento, non è ancora direttore generale, però quasi, è un'altra persona con molta esperienza, ha lavorato a livello europeo, si è occupato di attuazione e Stefan ci parlerà di varie innovazioni all'interno delle quali ha operato. Ce n'è una innovazione che secondo noi è molto importante da citare qui nella regione Veneto, il principio di devolution, di decentralizzazione che vige in Austria, con tutte le complessità che sono emerse per la coordinazione, per individuare le priorità a livello di ministro federale e a livello dei vari Länder. Come avete affrontato queste problematiche? Avete trovato delle soluzioni innovative che ci incuriosiscono? Alcuni dei fattori che vi hanno portato ad attuare queste innovazioni per noi di grande interesse. Grazie. Grazie, spero riuscirete a seguirmi perché cercherò di mettere insieme quanto ho sentito. Abbiamo definito un nuovo sistema di governance, però penso sia meglio reagire a quanto ho sentito per poterne dialogare insieme. Crisis, do we need the crisis? And to be honest, sinceramente abbiamo iniziato la grossa riforma dopo la crisi finanziaria. C'è voluta una crisi per cambiare, proprio per capire che si doveva fare qualcosa. In alcuni paesi, diciamo, stanno piuttosto bene, ci sono ancora molti fondi per la salute pubblica. Se poi guardiamo gli esiti, in realtà non sono i migliori alla luce di quanto si spende. Quindi insomma, non dovrebbe servire una crisi per cambiare, ma magari fare un passo indietro e osservare come stanno le cose, cercando di capire come migliorare le prestazioni. Oggi si è detto, all'inizio, che effettivamente dobbiamo riflettere su come migliorare il coordinamento a tutti i livelli. Abbiamo visto gli esempi del Veneto, molto interessanti, sull'HTA, l'accentramento farmaceutico. E l'Austria, diciamo che ha una dimensione forse doppia rispetto al Veneto, però abbiamo un problema di migliorare la collaborazione a livello europeo, internazionale e nazionale. Come ha detto Isabel e anche Natasha, vi rubo 2 minuti per parlare di questo nuovo concetto di governance, passando poi alle cure primarie e relativa riforma, perché questo si incastra bene con quanto avete detto. Nel 2012 c'era un'enorme pressione, i bilanci pubblici erano veramente sotto pressione, e questo purtroppo continuerà. Sapevamo che mancava un coordinamento delle cure, quindi frammentazione uguale inefficienza, ma la soluzione non è facile, quindi all'epoca già
l'OCSE, la UE, eccetera, si è deciso di riconsiderare le competenze. Non c'era, diciamo, materiale costituzionale per cambiare le cose, per cui se ne è parlato per 15 anni di cambiare la Costituzione per fare questo cambio di competenze, ma non è risultato molto efficiente. Isabel ha citato l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento della UE. Abbiamo capito che bisognava trovare un diverso modo di lavorare, come ha dimostrato la crisi. Abbiamo introdotto un regime di governance che è stata forse la seconda migliore soluzione. La prima sarebbe stato cambiare le competenze, ma dove c'è una suddivisione di competenze, dove c'è un notevole decentramento, non sarebbe stato facile. È una questione spinosa, quindi abbiamo scelto la seconda soluzione migliore, ossia i governi hanno siglato dei contratti agendo a livello delle diverse regioni, ma abbiamo cominciato a siglare dei contratti di diritto pubblico, era l'unica possibilità, con sistemi basati sulla responsabilità, condivisione della scelta degli obiettivi. Eravamo molto inefficaci in passato. Una volta individuati i problemi, in particolare quelli ove ci sono differenze di competenze tra settori, oppure a livello nazionale, ecco, è più facile individuare problemi. È stato difficile, ma anche interessante. Siamo riusciti ora a sviluppare pareri comuni su molti aspetti, inserendoli in contratti con un regime di monitoraggio nazionale, finalmente, pubblico, che ci dà l'esatta dimensione o una serie di indicatori, indicando anche le regioni ove si garantisce l'assistenza che noi vorremmo dare a tutti. Poi, per le cure primarie, i quattro pilastri citati da Natasha, ecco, lì abbiamo messo alla prova il nuovo sistema. Uno degli aspetti positivi di questo sistema è proprio ridurre i ricoveri ospedalieri e la qualità dell'assistenza è migliore. E che parlare, che dire dei fondi? Questo rientra nelle assicurazioni, negli ospedali, nelle regioni, quindi se non c'è diciamo una contromisura finanziaria di accompagnamento, ecco, ovviamente non abbiamo superato tutti i problemi, vorremmo avere dei nessi, diciamo, ma diciamo che il 65% delle misure introdotte, ecco, sono state poi tradotte in realtà. E siamo riusciti anche, come è stato detto, ad avere più fondi per il sistema. C'era un problema austriaco perché già spendevamo molto e per investire servono soldi e c'è un ammortamento di lungo periodo, ma se si comincia a parlare di lungo periodo parlando di denaro si arricciano i nasi, insomma. E quindi con la Commissione abbiamo usato gli strumenti disponibili, abbiamo iniziato con la sanità elettronica e infine siamo riusciti ad avere un grandissimo progetto grazie al PNRR per sostituire costituire appunto le infrastrutture per le cure primarie. 10 milioni, 10% per rendere il sistema più interessante anche per gli operatori, per fare capacity building,
per riuscire a dimostrare ai giovani che è bello lavorare nelle cure primarie, perché magari loro conoscono gli ospedali. Certo, abbiamo parlato di innovazione nelle cure primarie, renderlo più interessante, infrastrutture, investire in formazione, nuove professioni e poi governance. Quando si parla di innovazione organizzativa, diciamo che quella è la più complessa. Torniamo alla governance. Credo che per tutti i paesi in cui vige un sistema decentrato, quando si cerca di superare la complessità costituzionale andando al privato, ma non c'era denaro, 0,5%, e gli incentivi a lavorare insieme, a firmare questi contratti. C'erano pressioni politiche, c'è stato un problema di trasparenza, avete fatto dei contronti, quali sono stati i driver che hanno fatto accettare i contratti di diritto privato? La titolarità forse o il definire priorità insieme? Ora, naturalmente non abbiamo scavalcato la Costituzione o via cancellate quella parola, no, l'abbiamo interpretata. Ecco, ci sono state delle difficoltà, abbiamo dovuto affrontare le sfide in base alla suddivisione delle competenze. Dobbiamo ragionare quasi come una SRL, insomma. Lo Stato federale può programmare le infrastrutture a livello regionale, ma se si parla di integrazione nell'assistenza sanitaria è difficile, perché magari i ruoli confliggono. Quindi abbiamo dovuto creare proprio una struttura per farlo. Adesso è subiudice. Perché creare questa specie di struttura? Sì, ma imporre una programmazione a livello regionale non era possibile. E quindi diciamo che ci sono titolari diversi, quindi è questo concetto della titolarità e questo nuovo modo di lavorare insieme. Ecco, bisogna essere certi che ci sia la fiducia e ci siano anche le piattaforme e anche per attuare queste idee, diciamo, creative, perché molti non sono disposti a condividere la titolarità, insomma, ma tutti devono partecipare. Noi ovviamente non è che abbiamo trovato nuovi fondi, perché non ce n'erano, ma è questione di tempo. Quando si introduce questo sistema, ovviamente bisogna negoziare i fondi, magari si è aggiunto un po' di più, però è anche necessario avere più informazioni, magari scambiare le informazioni, però c'è una questione di trasparenza, questo aiuta sempre. Ne parlavo con il dottor Flor, magari se ne parlerà dopo. Anche se ci sono pochi fondi, si possono trovare degli incentivi a lavorare insieme. Ora passo a Vesna Petric. Anche tu hai guidato molte riforme nel tuo paese. Una che ti è molto cara è quella delle primarie e il ruolo della salute pubblica nelle cure primarie. Dai tempi di Alma Ati si parla di cure primarie e salute pubblica, quindi queste innovazioni attuate da molti, voi come le avete affrontate? Vorrei fare riferimento a quanto detto dai colleghi prima di me, perché anche Stefan l'ho ascoltato attentamente e posso forse rispondere anche alla tua domanda sulla proattività, sull'essere proattivi. Effettivamente ci sono molti paesi, forse non nell'Unione Europea, ma magari fuori dall'Unione, in cui si è cercato di migliorare le cure primarie. Noi abbiamo un paese fortunato, comunque per 100 anni abbiamo avuto un'assistenza primaria di grande successo, e soprattutto è stata un'assistenza primaria pubblica.
E in tutti questi 100 anni, diciamo, il nostro sistema è stato valido. Adesso dobbiamo affrontare delle sfide nel settore sanitario che sono evidentemente le stesse degli altri. Dobbiamo evidentemente cambiare i nostri sistemi, essere estremamente innovativi nel farlo. Hai fatto riferimento all'essere proattivi. È facile, no, dire siamo tutti proattivi, però ci sono in realtà poche possibilità, pochi casi in cui puoi essere proattivo in modo costruttivo. Una di queste possibilità per il Paese è quando si tiene la presidenza all'interno dell'Unione Europea, perché in quel momento il tuo Paese effettivamente è in prima linea, a quel punto puoi in qualche modo portare molti Paesi dalla tua parte, se c'è qualcosa che vuoi dire, se c'è un messaggio che vuoi trasferire. Devo dire che la Slovenia effettivamente ha utilizzato questa possibilità durante la nostra presidenza e siamo effettivamente promosso quello che volevamo, di chi si stia parlando adesso. Volevamo cercare di migliorare, investire di più e meglio in innovazione assieme. Volevamo raccogliere un gruppo di paesi per innovare, per affrontare delle sfide che evidentemente sono comuni. Il sistema può essere diverso di paese in paese, da paese a paese, però le sfide da affrontare sono le stesse. A quel punto, magari collaborando, possiamo trovare delle soluzioni che siano comuni, attuandole magari in modo diverso, però seguendo una linea generale di un progetto comune, condiviso. È senz'altro molto più facile lavorare assieme che non andare avanti tutti, ognuno per conto proprio. Quindi è molto importante imparare gli uni dagli altri, no? Anche quando si parla di attuazione dell'innovazione, si può effettivamente affrontare questo tipo di strumento. Sì, anche per mettere a punto l'innovazione, perché parliamo sempre di attuazione, no? Però in realtà prima di attuare qualcosa bisogna inventarla, bisogna trovarla. Quando parliamo di innovazione a livello organizzativo, per esempio, vi ricorderete che ieri stavamo parlando del fatto che stiamo promuovendo l'innovazione nell'ambito farmaceutico, dove abbiamo bisogno di 10-20 anni, alcuni dicevano che avremo bisogno di ulteriori 20 anni, ma quando c'è un'innovazione a livello organizzativo ci bisogna investire del tempo, ma magari una buona idea può essere anche messa a punto in poco tempo, però che questo venga veramente attuato ci vuole moltissimo tempo. Però sto parlando di un tipo di innovazione che è stata attuata nella Slovenia proprio in relazione alle cure primarie. Le evidenze tutti all'interno dell'OMS diceva che la prevenzione è importante, che bisogna integrare i servizi di prevenzione con i sistemi sanitari, bisogna anche migliorare il lavoro sul territorio curando insieme in modo integrato gli aspetti sociosanitari. Quindi noi cercavamo di attuare questa integrazione e sapevamo quali erano gli obiettivi, volevamo raggiungere i più fragili, quindi non coloro che naturalmente si rivolgono di solito ai centri per la salute, ma quelle persone che erano più distanti, più lontane, più deboli, e volevamo quindi andare noi fuori. Ma come facevamo a raggiungerli? Dovevamo cambiare completamente il sistema. Naturalmente avevamo anche le infermiere sul territorio, ma non bastava. Le infermieri hanno dei compiti da svolgere, ma avevamo bisogno di una persona, di una figura professionale diversa. Nel 2003, se non sbaglio, abbiamo messo a punto un centro per l'educazione sanitaria, dopodiché ci siamo resi conto che questo tipo di centri forse non offrivano quel skill mix adeguato, cioè quel mix di competenze, non erano adeguati alla popolazione. Il nostro obiettivo erano ci andavano donne che magari volevano perdere peso, ecco, non arrivavamo a veramente le persone che volevamo raggiungere, non riuscivamo a raggiungere i più deboli, le persone per esempio più obese, le persone che hanno dei problemi gravi. Ecco, alla fine diciamo il nostro tentativo non è stato coronato da successo. Cos'è successo a quel punto? Si può pensare che l'innovazione sia una cosa che venga facilmente accettata, che l'innovazione tecnologica venga accettata, che richieda grandi investimenti, grandi finanziamenti. E quando si parla di innovazione a livello dell'organizzazione,
In realtà magari non serve, così uno può pensare basta trasformare qui e lì e non c'è bisogno di finanziamenti, ma viceversa c'è bisogno di investimenti anche per la formazione, per l'organizzazione, per valutare le aziende o gli enti. C'è qualcuno che deve svolgere delle mansioni e va retribuito, quindi c'è bisogno di finanziamenti. Noi abbiamo avuto l'opportunità di disporre di questi finanziamenti quando è stato messo a disposizione il Fondo per la Coesione. A quel punto abbiamo detto è il momento di agire a questo livello per quanto riguarda appunto l'innovazione della organizzazione. È stato un po' difficile utilizzare questi finanziamenti norvegesi perché richiedevano un determinato modello, ma e andavano sviluppati con tre unità sanitarie. I fondi per la coesione erano molto più generosi. A quel punto siamo riusciti a fare un pilota e abbiamo adottato quel pilota in 57 centri diversi e il sistema è qualcosa che è stato messo appunto anche dalle persone in modo tale da garantire che queste innovazioni siano condivise, che non vengano imposte in modo verticistico, ma che siano appunto condivise e attuate. Abbiamo messo a punto questi centri, il loro ruolo era quello di uscire, di andare fuori in territorio. Li abbiamo chiamati proprio centri per la promozione. I primi li abbiamo chiamati centri per l'educazione, i nuovi erano i centri per la promozione. L'obiettivo era quello di uscire, quindi le persone che lavoravano all'interno di questi centri dovevano andare fuori su un territorio, nella comunità, per trovare le persone, per scovare le persone che potevano aver bisogno, in modo tale da aiutarli a entrare in contatto magari con le organizzazioni non governative, con i servizi sociali. Una cosa che gli operatori in ambito sanitario non erano abituati a fare e chi li ha aiutati? Ebbene, gli istituti per la salute pubblica, con tutta questa rete molto capillare. In tutte le regioni disponiamo di enti molto ben strutturati e quelli hanno collaborato con i centri per la salute per cambiare il loro modo di operare, diciamo il loro modo di lavorare. E questo è stato estremamente innovativo e ha funzionato benissimo. C'è un'altra cosa importante che vorrei sottolineare, cioè che questo progetto veniva sviluppato congiuntamente con un altro approccio innovativo, che ha previsto l'inserimento di una infermiere professionista che andava ad assistere i pazienti affette da patologie croniche in modo preventivo. Quindi questa persona, questo infermiere, è stata una figura professionale nuova che è stata introdotta nel sistema e andava a completare tutto l'approccio e tutto il cambiamento che abbiamo attuato all'interno di assistenza primaria. E questo progetto si è poi sviluppato, è uscito dal progetto, dalla fase di progetto pilota. Sì, adesso questa infermiere professionista viene finanziata attraverso fondi assicurativi, è un ruolo quindi che esiste, è una figura professionale che esiste, che permane. E quindi tutti i medici di base, in qualche modo tutti i medici per le cure primarie, hanno un infermiere di riferimento. Naturalmente c'è bisogno di grande formazione per sviluppare questa figura professionale, bisogna fare anche valutazioni, non sempre funziona in modo eccelso, ecco, ci sono delle differenze, alcuni medici non si fidano e non capiscono bene il ruolo di questo infermiere professionista, che è quello appunto di dare informazioni al paziente che è affetto da patologie croniche. Comunque la figura esiste, richiede ulteriore spiegazione. In 25 centri adesso cerchiamo delle risorse aggiuntive, forse le richiederemo ai colleghi, perché evidentemente senza investimenti non si fa nulla. Comunque per il momento abbiamo 63 centri sanitari e ciascuno di essi deve potersi avvalere di questa figura professionale. Adesso siamo in itinere.
Quindi il fondo di coesione, il sostegno della Commissione è evidentemente importante, il senso di proprietà, di farsi parte di questo progetto è anche molto importante, l'introduzione di una nuova figura professionale è anche molto importante, quindi alla fine sembra che in qualche modo siamo riusciti a capire qual è il cambiamento culturale. Adesso diamo parola a Lisa Maria, normalmente parli per prima perché sei molto importante, sei il direttore generale per gli affari strategici e chief medical officer in Finlandia, fai parte dell'Osservatorio Europeo, grazie Lisa che hai in qualche modo perso le tue vacanze per essere con noi, grazie. Public health into primary care. L'integrazione tra cure primarie, servizi sociali, sanitari, diciamo, questo è qualcosa che si cerca di fare ovunque. Il Veneto è la regione che ha lavorato molto in questo senso, è uno dei soliti sospetti però quando i paesi ci operano. Metto sempre la Finlandia al primo posto e invece tu dici ma non è andata così bene, raccontaci perché. Grazie, anche per me è un onore e un piacere essere qui con voi. Sono stato direttore generale a lungo tempo, adesso sono senior advisor. Ma comunque vorrei fare alcune riflessioni sulla proattività, parlando anche della finestra di opportunità che vengono offerte agli Stati membri. La Finlandia ha introdotto il concetto di sanità in tutti gli ambiti e poi l'ha tradotto nell'economia del benessere, dello stare bene nel 2019. Non è proprio un concetto nuovissimo. Poi è arrivato il Covid e per noi che lavoriamo nel nostro settore ovviamente ha imposto di gestire bene l'epidemia e anche l'economia. Alcuni economisti non sono proprio agio con questo concetto perché non rientra nell'idea degli incentivi macroeconomici, però portando tutte queste idee gradualmente sulla scena politica credo che riusciremo a far passare questo messaggio nei prossimi anni in modo che possa essere accetto da un punto di vista politico. Dunque mi chiedi di parlare di innovazione di sistema. Abbiamo parlato di innovazione, i politici parlano di riforme, insomma è una questione di terminologia. La grande riforma che la Commissione ci ha chiesto di fare nelle raccomandazioni paese, ecco, è quella di integrare l'assistenza sanitaria e sociale sotto la stessa governance con un unico bilancio, passando da 200 diversi soggetti in un paese con 5 milioni di abitanti, quindi stiamo passando a un modello decentrato e cambieremo anche il modello finanziario, i fondi arriveranno dal centro in base alle esigenze, quindi il bilancio sanità e sociale sarà la metà del bilancio finlandese dal 1 gennaio del prossimo anno, quindi la salute, la sanità sarà sempre al centro, ma l'assistenza primaria è quella sociale. Il sistema finlandese è universalistico, finanziato dal contribuente e ci sono poche forme di ticket per la popolazione. Per molti anni, circa 20 anni, c'è stata una intenzionale e marcata riduzione di posti letto in ospedale. Quindi la pressione è passata al servizio primario. Ci siamo chieste e le risorse sono spostate di conseguenza? No, e non come avrebbero dovuto, senz'altro. Abbiamo parlato
di integrazione di sanità e servizi sociali a livello primario. Ormai lo facciamo da anni. Ci sono state anche degli obblighi giuridici imposti e per migliorare la collaborazione tra sanità e sociale all'interno di quelli che chiamiamo centri di cure primarie. Fra medici e infermieri, psicologi, assistenti sociali, logopedisti sono stati assunti, però c'è sempre stata la sensazione che non ci sia un'integrazione vera e propria e l'esperienza dei pazienti è quella di frammentazione. Nonostante fossero negli stessi centri e coordinati, esatto. Poi c'è stato uno studio molto importante della città di Oulu e sapevamo da molto che il 10% dei pazienti, clienti, come li vogliamo chiamare, assorbe l'80-90% della spesa. Nella città di Oulu, nel nord della Finlandia, c'è una clinica universitaria. Sono riusciti a evidenziare che chi sono queste persone, questo 10%? Un terzo sono pazienti di centri molto specialistici, due terzi sono persone che adiscono molto ai servizi primari e sociali. Chi sono? Famiglie con bambini che hanno problemi di salute o mentali, famiglie vulnerabili, anziani che vivono a casa perché non esiste più la cura istituzionale, tossicodipendenti, alcolisti, disabili cronici, malati mentali. E quindi questa trasparenza, questa necessità di mettere insieme i servizi e con quelli sociali, intendiamo quelli per gli anziani, disabili, pazienti mentali, perché vorremmo che vivessero a casa propria il più a lungo possibile. Servizio parto, servizi speciali per i tossicodipendenti. C'è la divisione tra problema medico e sociale molto sottile e anche diciamo il ricovero d'emergenza in caso di bisogno e le persone che adiscono a questi servizi di solito hanno anche un problema sanitario. È molto utile quanto ci dici, veramente interessante. Perché non ha funzionato benissimo? Avete fatto dei risparmi? Questo 10% che assorbe l'80%, c'è stato un miglioramento dell'efficienza lavorando insieme? Dovrebbe essere così. Avete tutti gli ingredienti, quindi un budget, i professionisti, i centri sanitari, tutti che lavorano insieme. Perché non ha funzionato? Cosa bisogna fare? È una questione di evidenza anche in questo caso. Abbiamo regioni pilota che hanno riunito questi servizi meglio di altre regioni o centri o comuni. Ma quando si è fatta la riforma organizzativa accorpando tutti i servizi, ci sono stati altri ostacoli. Di esempi pilota hanno evidenziato degli indicatori di processo, gestione di efficienza, ruolo dei professionisti, indicatori sulla soddisfazione dei pazienti, anche se non tantissimo. Ecco, l'evidenza a nostro sostegno deriva dai dirigenti di questi servizi nelle città di medie dimensioni, perché se si parlano i politici, eccetera, si è capito che non si sarebbe più potuto andare avanti come erano le cose, ma ci sono degli ostacoli che sono normativi per i due ambiti, la posizione giuridica del paziente
e diciamo che il paziente sanitario, diciamo, gode di una normativa chiara che stabilisce dei diritti, eccetera. E diciamo che l'operatore traduce in pratica i diritti. Ma poi c'è anche il giudizio, scusate, questo riguardava il sociale, c'è stata una svista. Mentre nel settore sanitario c'è una valutazione clinica basata anche sulle cartelle, cartelle sociali e sanitarie erano separate, adesso sono unificate, probabilmente sulla base del consenso del paziente il professionista può vedere lo specialista cosa ha fatto gli altri, cosa che non era possibile un tempo. Questa, quindi normativo e cartelle comuni medico-sociali, esatto. E poi ci sono anche dei dubbi di tipo professionale, non so che professionisti si pestino i piedi, diciamo così, una questione di sensibilità. Poi, se posso dire, da parte del settore sociale c'è questa impressione che la salute sia, diciamo, la parte medica sia un attore molto potente. Se ne è discusso politicamente, potete ben immaginare quali sono i motivi avanzati dai politici. Naturalmente quando si parla con le persone si tende ad affrontare i problemi medici e non tanto quelli sociali. A volte diciamo sì, quelli là, chiunque potrebbe diventare parte del gruppo di quelli là. Perché ovviamente bisogna cambiare la cultura, certo. Bene, ancora una cosa se posso, visto che no, diciamo non c'è più un role model, cioè un modello di ruolo, quando c'è questa fusione del sanitario e sociale dalle cure primarie in su. Ecco, noi abbiamo l'obbligo di documentare le cose in modo da fare una valutazione passo passo, e poi ovviamente la normativa non è perfetta. Ecco, diciamo che c'erano stati tentativi in passato, questa è la prima volta che c'è stata anche l'approvazione in linea con i dettati costituzionali. Ma riuscire a correggere la rotta, ovviamente dobbiamo avere evidenza, documentare quanto fatto, e il nostro Istituto Sanitario Superiore sta facendo un ottimo lavoro. Quindi monitoraggio continuo per correggere la rotta. Allora, io faccio un po' la peste, siamo in ritardo. Però credo siamo d'accordo che si è parlato di cose reali, non siamo solo a livello accademico. C'è Prosecco? Qualcuno tenta di fermarmi. Ecco, voi sapete che Reinhard e io abbiamo sempre lo stesso problema al Franchetti. Io continuo a parlare, lui vuole bere il suo Prosecco. Allora, abbiamo iniziato con 10 minuti di ritardo, e ancora 10 minuti, poi daremo la parola per la chiusura. Allora, dovete dare un contributo di 30 secondi. E magari dimmi, fa un riassunto, o anche Nicole ci dice che succede sul web, vediamo un po' le domande dal web e poi vi do un minuto a testa per rispondere, e un singolo driver, dovete dire qual è il più importante per l'innovazione. Purtroppo non c'è più tempo, quindi un minuto a testa. Anche professor Tavernakis, spero le sia piaciuta la sessione, farò la stessa domanda, un minuto per concludere, e poi il driver, e se ha delle risposte da dare la prego di essere sollecito. Dimmi. I hate to share the microphone, you know. Non abbiamo avuto molto
partecipanti attivi in rete, quindi faremo una piccola discussione online tra di noi. Ci sono due punti che sono emersi comunque. Uno relativo al tema del partnership pubblico-privato. Abbiamo sentito parlare all'inizio dal professor Tavernarakis e poi alla fine abbiamo sentito dell'attuazione dell'implementazione dell'innovazione nella primary care. E poi come possiamo in qualche modo imparare a partire dai nostri errori, come possiamo in qualche modo concederci anche la possibilità di sbagliare e adattare poi quello che è il nostro risultato alle necessità. Diamo la parola a Nectarios. Puoi parlare di questo dibattito tra la partnership pubblico-privato? Quando parliamo di innovazioni c'è molta discussione su questo tema. Poi per quanto riguarda gli errori, Lisa Maria, anche tu hai fatto riferimento agli errori e hai detto che si impara dagli errori. Io non penso che le riforme finlandesi siano un fallimento, al contrario. Comunque, vediamo se ci sono altre domande da parte del pubblico, velocemente. Bisogna parlare velocissimi qui. Dobbiamo dedicare più attenzione alla lingua che utilizziamo quando parliamo di primary health care, di assistenza primaria, di cure primarie, se vogliamo viceversa spostarci a un modello biopsicosociale, magari possiamo parlare anche di qualche cosa che funzioni a livello del territorio, della comunità. E se posso, possiamo fare qualche cosa per quanto riguarda la dicotomia tra salute e ricchezza, quando vogliamo affrontare questa tendenza per cui sembra che solo durante le crisi dobbiamo affrontare questi problemi, dobbiamo forse viceversa affrontarli in modo più continuativo? Vesna, parli tu del primo tema, perché forse ricchezza e malattia, tu hai parlato della Grecia, abbiamo sentito che l'ufficio dell'OMS sta guardando questo, ma in realtà tutti potete anche rispondere. Vediamo se ci sono altri temi da discutere. Non ci credo, davvero? È tutto il desiderio del Prosecco che devo offrirvi una bottiglia per avere un'altra domanda? Va bene, ho capito tutto. Allora, tutti votano per te, Reinhardt. Tutti vogliono il prosecco. Ah, scusa, non ti avevo visto. Prego. Discussione molto interessante. Abbiamo parlato appunto di assistenze primarie, cure primarie, territorio. Possiamo arrivare forse a un sistema sanitario che sia più sostenibile senza integrare le due cose, cioè il territorio e l'ospedale? Abbiamo visto con grande interesse a quanto succede in Finlandia, in Norvegia anche, però le due cose sono distinte. Non potremmo forse far sì che si restino distinte? C'è bisogno di un'integrazione verticale? Forse questa domanda a Vesna o Lisa Maria. E Isabelle, vuoi parlare anche tu della collaborazione pubblico-privato? Anche durante il periodo dei vaccini si è parlato molto della distribuzione attraverso le farmacie e quant'altro. Allora, 10-15 minuti per rispondere alle domande che vi sono state assegnate in modo assolutamente dittatoriale da me, dopodiché sentiamo qual è una risposta complessiva, diciamo, da un minuto per parlare di ricchezza e salute, un po' troppo poco. Comunque, diciamo che è un tema che stiamo analizzando, adesso non lo chiamiamo salute e ricchezza. Comunque, i paesi stanno cercando di ricostruire le società sono troppo frammentate, si stanno allontanando e disgregando. Quindi, ricordando quanto ha detto Lisa Maria, non possiamo assolutamente far sì che la nostra parte della nostra popolazione, del nostro territorio sia dimenticato. Stiamo lavorando insieme all'osservatorio con altri partner per far capire che è importante investire in salute per questa nuova economia. È importante anche creare una nuova economia che molti definiscono l'economia del benessere, l'economia che effettivamente pone la persona al centro, in cui si analizza la coesione sociale e in cui si valuta il PIL in relazione al benessere delle persone, non il PIL da sola. Il driver, Josep, l'ho già citato, non bisogna imporre tutto dall'alto, no? Non è che i professionisti gli si possa imporre come comportarsi, bisogna far sì che sia le persone che i professionisti siano coinvolti, siano
interrogati sul futuro, quindi gli ospedali naturalmente non capiscono perché l'assistenza primaria debba essere rinforzata. In realtà anche loro si renderanno conto che una volta che il sistema dell'assistenza primaria funziona meglio, anche loro saranno sottoposti a pressioni inferiori, quindi riusciranno a lavorare meglio, e a quel punto che inizierà la conversazione. Grazie, grazie mille. E per quanto poi riguarda le priorità del paese come punti di partenza per arrivare all'innovazione, anche questo credo che sia una considerazione molto interessante. Isabel, che commento vuoi fare tu? Non capisco perché sia così difficile avere questa collaborazione fra pubblico e privato in ambito della sanità, in realtà funziona ovunque. E quindi continuiamo a discutere di questo, è da anni che ne parliamo. In realtà penso che dobbiamo capire una volta per tutte che attori diversi possono svolgere funzioni diverse, possono magari perseguire obiettivi diversi, però alla fine dobbiamo collaborare per forza, perché gli ospedali privati, i centri privati hanno molto successo. Le istituzioni pubbliche non riescono a sopravvivere senza quello che viene dal settore privato, per cui in realtà è inutile fare questi distinguo così dicotomici, così assoluti. In realtà l'interazione deve esistere, non c'è una separazione, non ha senso secondo me parlare di questa divisione. Dobbiamo senz'altro forse regolamentare questa collaborazione, ma tutti devono compartecipare. È difficile però stabilire le modalità? Beh, è un problema che dobbiamo prendere in considerazione. Non è che possiamo adesso dedicare altri 15 anni a pensare che questo è un problema troppo complesso. Abbiamo risolto questo problema in altri ambiti, l'abbiamo risolto nell'ambito dell'istruzione, perché non dobbiamo riuscire a risolverlo anche nell'ambito sanitario? Ribadisco poi quanto detto da Natasha, bisogna coinvolgere e convincere, è impossibile quindi procedere diversamente, quindi coinvolgere e convincere. Stefan, anche io cercherò di essere molto veloce su quanto riguarda la combinazione pubblico-privato, credo che in realtà i nostri sistemi... si affidano molto al privato, anche se non è così normato, quindi credo che dobbiamo... o vedere gli esempi più riusciti, diciamo, per quanto riguarda l'integrazione tra l'assistenza primaria e l'ospedale. Effettivamente dobbiamo prendere anche in considerazione gli aspetti finanziari e i finanziamenti. Ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo molti privati nell'ambito ambulatoriale e molto pubblico nell'ambito ospedaliero. Non ci sono, diciamo, altri professionisti pubblici nell'ambito territoriale, ecco, per gli ambulatori. Ci sono delle persone degli ospedali, a volte vengono in ospedale perché devono vedere un'assistenza sociale, questo è assurdo, quindi dobbiamo assolutamente fondere di più le due strutture, dobbiamo senz'altro rafforzare il settore, il territorio, diciamo, erogare maggiori servizi a livello territoriale. Non so come si possa integrare l'ospedale col territorio, ma dobbiamo farlo con un approccio pragmatico, non dobbiamo avere un atteggiamento troppo rigido e... dobbiamo adattarci a quello che funziona meglio, diciamo. Dobbiamo quindi trovare dei modi per avere una migliore integrazione fra ospedali e assistenza primaria, in modo che ci sia una migliore dialogo. Per quanto riguarda i driver, ebbene, dobbiamo senz'altro dialogare con i partner. Sappiamo che è importante approvare una riforma nell'ambito dell'assistenza primaria, ma i medici di medicina generale e viceversa non capiscono perché devono cambiare. È difficile convincerli, è difficile far sì che il cambiamento venga approvato a qualsiasi livello. Richiede sempre dei tempi, no? C'è un problema di tempistiche e poi c'è bisogno anche di quattrini, evidentemente di finanziamenti. Magari c'è bisogno di ridistribuire il denaro disponibile, non
non necessariamente c'è bisogno di nuovo denaro, ma bisogna comunque coinvolgere anche i medici di medicina primaria in questo processo di riforma, perché se uno si sente bene nella situazione in cui è, non vuole mai cambiare, ma viceversa il cambiamento è richiesto. Vesna, a te la parola. Volevo parlare un attimo a proposito dell'integrazione dei servizi. Abbiamo poco tempo. C'è Reinhardt che vuole andare all'aperitivo subito. Sarò brevissima ora, lo prometto. Io ho bisogno di servizi preventivi da una parte e ho bisogno anche di cura. E magari una gamba ha bisogno viceversa di servizi sociali. Quindi io ho bisogno di tutte queste cose e l'attenzione va concentrata sul singolo, sull'individuo, ed è per questo che abbiamo bisogno di integrazione dei servizi, perché è la persona, il cittadino che ha bisogno di servizi diversi. Io posso essere un paziente, posso avere bisogno di assistenza sociale, ho bisogno di diversi servizi. Sono io che devo essere messa al centro, è la persona che va messa al centro con tutti i servizi all'intorno. E poi per dire un'ulteriore cosa, permettetemi di dire che a volte anche una famiglia ha bisogno di un salario di servizi integrati. Per esempio, se si parla di obesità, non è solo un bambino che magari è malato perché è obeso. In realtà ci sono bisogno di una pluralità di servizi che si relaziona con una famiglia intera per affrontare le varie problematiche che possono affliggere quella famiglia. Poi, quali sono le priorità per l'attuazione dell'innovazione? Ebbene, se parliamo di cambiamento e di innovazione a livello delle organizzazioni, allora sappiamo che ci sono molti operatori. A quel punto la cosa più importante è la governance, per garantire che ci sia effettivamente una governance corretta a tutti i livelli e che tutti sappiano qual è il loro ruolo, che il ministero deve sapere che deve garantire delle risorse, deve approvare le norme adatte, l'opinione pubblica deve sapere che ruolo deve svolgere all'interno del mix e così via. Ecco, quindi tutti devono sapere qual è il loro ruolo e questo fa sì che la governance funzioni. Grazie. Elisa Maria, a te. Io passo direttamente agli incentivi, che sono secondo me fondamentali. Io ne ho individuati tre, ma ne nominerò uno solo. Bisogna garantire quindi degli incentivi per l'innovazione. Ogni volta che c'è un valore aggiunto connesso a qualche innovazione, questa va premiata. Bisogna poter quindi investire anche a favore dell'attuazione, ed è per questo che un sistema decentralizzato non ha successo, perché bisogna avere una capacità di investimento a livello di attuazione e quindi c'è bisogno di maggiore centralizzazione e ci vuole un'innovazione che sia organica, sistemica. Grazie per questa chiarezza. Nectarios, hai tu l'ultima parola, hai avuto la parola per primo, adesso ce l'hai per ultimo, in modo tale da poter concludere la discussione di oggi. Grazie mille. Per quanto riguarda l'integrazione e la migliore collaborazione tra il settore pubblico e privato, ebbene, penso no, effettivamente questa va rafforzata, va promossa, va incrementata in futuro. Per quanto riguarda la crisi, la pandemia è stata un catalizzatore di sviluppo. Abbiamo visto molti sviluppi negli ultimi anni, più di quanto non si sia vista prima. Non sarà l'unica crisi, ecco, e non sarà forse neanche la peggiore. Abbiamo parlato della pandemia da Covid, ma c'è sfide, ce ne sono altre. Sono le sfide che stanno, per esempio, venendo fuori di recente. L'OMS dice che ci sono nuove patologie degenerative come l'Alzheimer che ci colpiranno pesantemente. Colpiranno più di 120 milioni di persone, saranno affette da questa patologia. È una sfida enorme, lì non c'è un vaccino disponibile per l'Alzheimer. Non abbiamo una cura, per cui ci sono altre patologie che saranno la grossa sfida del futuro. Quindi abbiamo bisogno di collaborare, abbiamo bisogno di lavorare insieme, di affrontare queste sfide insieme. Dobbiamo poi anche
mantenere l'attenzione sul futuro. Abbiamo parlato dell'attuazione dell'innovazione, dobbiamo avere anche l'innovazione da attuare, quindi dobbiamo investire specialmente per arrivare alla generazione di innovazioni. Poi quelle innovazioni vanno attuate, ma per attuarle devono esserci, quindi dobbiamo condurre ricerche, trasformare quelle ricerche in conoscenze, in prodotti innovativi. Abbiamo visto che è successo perfettamente nella pandemia, quando è stata condotta una ricerca già 10 anni fa, e viceversa con la pandemia abbiamo avuto sviluppi in tempi rapidissimi che hanno portato all'adozione di un vaccino e di farmaci per la terapia. Se non avessimo investito, evidentemente questo tipo di cure non sarebbero state disponibili oggi, neanche il vaccino. Quindi per attuare l'innovazione abbiamo bisogno di mettere a punto di innovazioni, e quindi dobbiamo investire nella generazione di innovazione, nella creazione di innovazione attraverso la ricerca e lo studio, perché viviamo in una società che si basa sulla conoscenza, e l'innovazione soprattutto in ambito sanitario proviene sempre da una ricerca, evidentemente. Grazie mille, questo effettivamente ci porta a chiudere il cerchio della Summer School. Abbiamo parlato di sviluppo, di attuazione, e tu ci hai riportato al punto di partenza. Quindi credo che dovremmo dare un bel applauso ai nostri relatori. Mi scuso con voi, abbiamo visto una sessione veramente estremamente vivace con la presentazione della Regione Veneto e adesso con i nostri relatori della Tavola Rotonda. Ovviamente abbiamo delle sfide da affrontare, abbiamo sentito che la Summer School porta alla scoperta, dobbiamo inventare, dobbiamo portare avanti della ricerca, e questo è l'obiettivo della Summer School. Ma anche nella discussione abbiamo visto che gran parte delle innovazioni che potremmo utilizzare all'interno dei nostri sistemi sanitari sono già disponibili. Per esempio l'assistenza primaria è sempre esistita, no? Quindi dobbiamo condurre delle ricerche in merito, ma dobbiamo anche essere forse più critici e vedere esattamente che tipo di soluzioni, quali tecnologie adottare per le cure primarie. Ce ne sono già molte disponibili. E poi all'inizio abbiamo sentito dire che la crisi in qualche modo è stata un fattore d'aiuto. Abbiamo sentito che le crisi ci aiutano a far cosa? Ad attuare le innovazioni, forse anche generano le innovazioni, quindi nel momento della crisi siamo più flessibili, siamo più disponibili a trovare delle innovazioni che magari non sono già in qualche modo quasi pronte e che possiamo, e sono lì per essere testate e implementate. Quindi dobbiamo adottare delle riforme nel caso di una crisi, dobbiamo valutare quanto è già disponibile, Vesna giustamente ha sottolineato. Che l'innovazione delle organizzazioni non viene considerata con sufficiente interesse. Forse la UE non ha progettato bene questi tre pilastri e si stanno un po' perdendo, ecco. Quando parliamo di riforme organizzative, ebbene, dobbiamo sempre metterle tra le priorità. E noi dobbiamo farci in qualche modo ambasciatori di questo cambiamento. Detto questo, concludo le mie brevi considerazioni e do la parola al nostro padrone di casa. Well, grazie a tutti. Io dico, si impara sempre. E non bisogna mai perdere l'occasione per imparare. Io credo che la lezione di oggi me la ricorderò per un po' e cercherò di capire e di mettere in pratica. Cercherò di capire perché io ho una mia un po' abitudine che prima chiedo sempre che cosa serve, a chi. Che cosa serve a chi? Perché non dobbiamo mai dimenticare che i servizi sanitari sono fatti per chi ha necessità e l'organizzazione va fatta per rispondere alle necessità.
E io credo che l'investimento grande che dobbiamo fare e l'innovazione grande che dobbiamo fare è con le persone. I muri, i farmaci, le attrezzature, tecnologie molto sofisticate non parlano, le persone parlano, le persone hanno i bisogni. Allora, io sono tanti anni che sento parlare dell'invecchiamento della popolazione. Noi abbiamo adeguato la nostra organizzazione alla popolazione che invecchia? O continuiamo a curare le persone come facevamo 30 o 40 anni fa quando c'era l'over 65? Oggi l'over 65 è un ragazzo. Ora dobbiamo pensare alla nostra organizzazione e non possiamo pensare alla nostra organizzazione senza pensare ai cittadini. Dobbiamo pensare a quello che loro ci chiedono, vedono, giudicano e fare tesoro di questo. Le cose si possono dire, si possono fare. La Regione Veneto quest'anno, 2022, fa un'indagine a tappeto su tutta la popolazione, tutte le USL, sui cittadini, sui malati in ospedale, sui malati del territorio al domicilio e sul personale sanitario, medici e infermieri, per capire la loro percezione, come loro vedono il nostro sistema, sull'aspetto della relazione, dell'accesso. Hai fatto fatica a trovare un appuntamento? Hai trovato la risposta nei tempi che dovevi avere? E cerchiamo anche di collocare con la tecnologia un'area geografica, i servizi offerti, i bisogni che ci sono e quello che è stato fatto. Perché noi non vogliamo, scusate, in Veneto forse non esistono diseguaglianze, ma differenze sì. E noi non vogliamo differenze, perché i cittadini sono tutti di serie A e i cittadini hanno diritti. Noi abbiamo obiettivi, ma i cittadini hanno diritti. E quando noi diciamo il cittadino deve avere, ma poi lo facciamo? Ora questo è il piccolo salto in avanti che noi stiamo facendo per capire l'altra metà del mondo, cioè i cittadini. Noi siamo l'organizzazione sanitaria, poi ci sono i cittadini. Ci sono le associazioni dei malati che rappresentano spesso bisogni dei malati e chiederemo anche loro che cosa vogliono da noi. Poi discuteremo se è giusto o sbagliato, ma intanto sappiamo quali sono le aspettative. Perché uno che fa un servizio e non tiene conto di cosa pensa chi utilizza il servizio, sta sbagliando. Io non sono preoccupato per l'innovazione tecnologica sofisticata, perché o la sappiamo gestire e la sappiamo introdurre o la subiremo. Non c'è problema. Il mondo che c'è fuori, l'industria che spinge con le novità e con l'innovazione, viene avanti. Anche chi pensava di non comprare mai un telefonino, poi il telefonino l'ha comprato e oggi non farebbe più a meno. Quindi su questo possiamo stare tranquilli, non resteremo senza telemedicina. Se facciamo un progetto di regione avremo tutti la telemedicina e della stessa qualità e che risponde nello stesso modo. Se non facciamo un progetto qualcuno ce l'avrà, qualcuno no. Noi abbiamo una dimensione come Regione Veneto, 5 milioni di abitanti, regione molto compatta, la nostra visione è di sistema. Noi quando facciamo provvedimenti facciamo per tutta la regione, non per un punto o un altro.
definiamo che dentro la regione ci sono centri di primo livello, di secondo livello, di terzo livello. Dobbiamo pensare a una maggiore integrazione e continuità con gli strumenti, per esempio, con gli strumenti informatici e col digitale, unificare ospedale e territorio, che abbiamo storicamente tenuto distinto. Perché? Allora, noi abbiamo oggi strumenti uniformi, non possiamo mica pensare a un'organizzazione unica, eh? L'organizzazione della città è diversa da quella della montagna o della campagna. E allora chiediamo cosa si aspettano i cittadini. Noi dobbiamo fare questo sforzo e dobbiamo fare lo sforzo di organizzare la risposta. Non partiamo da zero, partiamo da un sistema molto evoluto, molto anche sofisticato su queste cose, ma noi sappiamo che su certe cose c'è qualcuno che fa meglio di noi. Ecco, noi al momento vorremmo fare come chi fa meglio di noi e cercheremo di imparare, cercheremo di fare dappertutto meglio che noi possiamo conoscere. Perché credo che sulla salute nessuno di noi è disposto ad avere un pochino di meno. Tutti noi vogliamo avere il massimo. Noi dobbiamo metterci in testa di dare il massimo ai nostri cittadini. Questo è l'obiettivo ambizioso del Servizio Sanitario Regionale, ma a me da piccolo hanno insegnato che è molto meglio essere ambiziosi che essere presuntuosi. Vi auguro buona settimana e buonissimo lavoro. It's over. You're now really relieved. Please go. Bene, siete liberi adesso. Guardate il Canal Grande con un buon bicchiere in mano. Arrivederci.